Ciao a Ciao a tutti. tutti, Ciao. ciao ragazzi. Io non so se ci sia qualcuno, ma nel dubbio, e tanto saluterò quelli nel futuro che stanno vedendo su YouTube questa Salutiamo in registrazione. differita. Salutiamo in Ci differita, bravo. esatto, ci tengo a far vedere la maglietta del No, tutti gruppo. i cazzi in fuori per Arambe perché è sempre bello. Dixat for Arambe. Io ce l'ho solo sulla Mi spalla, ce l'ho sei tre. regalato divieto perché io non la volevo. Madonna, come ti si sente male, Rob? Roberto, Ti non si si sente male sente ancora? niente. Si sente veramente una Si sente merda. malissimo. Devi togliere il video, forse. Comunque lo dico io. Ro a Roberto gli ho regalata io la maglia, e così Mamma mia, sei specifichiamo. proprio un signore, Mietto. No, Un mi l'ha detto regalo, lui, solo che non si è sentito savoir-faire. un cazzo. Dai. In realtà è stata un regalo aggressivo. Adesso te la Per tieni una questa riunione sul mazzata. paese di Ti merda. si sente comunque di No. merda, non so E mi perché. dispiace. Mi dispiace tantissimo. Bene, allora. Più di così non posso fare, come stai? No, va bene, tranquillo. Funzionerà in qualche modo. Ci eravamo lasciati davanti alle grotte dove avete trovato Bemara, dopo il suo rituale per legare alle vostre anime il suo stendardo magico. E alla fine del rituale eravate pronti a ripartire per arrivare all'accampamento dove tutto il gruppo vi sta ancora aspettando. E anche per morire all'accampamento, visto che è tipo tutto il giorno che siamo in giro. Abbiamo fatto l'alba. Esatto. Una parte. Sì. Se Siete non chiaramente ricordo affaticati, male. nel senso. Ovviamente, cioè, nel senso, non ci avevi nemmeno da dirlo, guarda. Io per tenere sveglio me stesso e il gruppo durante il viaggio, con gli occhi che si chiudono, il riflesso del sole sulla neve che certo non aiuta a stare svegli. Piccolo inciso, ho guidato questo Natale alle 6 di mattina con il riflesso del sole sull'autostrada. È una Complimenti. cosa terrificante, cioè rischiavo la morte a ogni angolo perché non riesci neanche. C'è la stanchezza peggiora. Meno male che Sì, la sì, tua strada è sì. dritta, quindi. Meno male, specialmente in Puglia. Quindi dicevo, con il sole negli occhi, la stanchezza che ci affligge tutti per tenere svegli, direi che inizio a cantare. Siete sulla slitta, state andando. Il Classiche sole. canzoni dalla neve. Gli lancio una ciabatta. Almeno un E mattino, cazzo! accompagno la tua canzone con il mio piccolo strumento a fiato. Sì, ma chi cazzo è che sta guidando, giusto per curiosità? Appunto! Io canto, posso anche guidare, cioè non è che Allora no, io. devo guidare Ah, io, devo vabbè. guidare io, Ah, scusate. no. Cazzo, va bene, vai. Ah, sono guidato orfine che si piglia un po' di sano culo. No, 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 per carità, faccio io. Facciamo guidare una donna, ragazzi, davvero. Certo, io sta musica mi rilassa anche quasi quasi mi appisolo per il viaggio. Quando siete partiti con la slitta, in realtà è ancora abbastanza buio. Man mano che andate, ormai state quasi arrivando a quel buco che avete evitato per il rotto della cuffia. E che è proprio in quel momento che i soli cominciano a fare la loro comparsa nel cielo. E l'albedo così forte della neve bianca comincia a darvi effettivamente fastidio, come Corrigan aveva previsto. Però non passate troppo tempo a viaggiare, quindi non c'è ancora il problema veramente importante che vi possa effettivamente dare del fastidio. Arrivate all'accampamento ai piedi della spada. E vedete subito l'Adurk che vi corre incontro e dice: "Dove siete andati?" In una grotta. Possiamo parlarne domani, cioè fra qualche ora. Sì, siamo abbastanza stanchi, vorremmo solo riposare adesso. L'Adurk vi guarda. Nota Bemara perché giustamente vede una bambolina che si muove. Quella. Ah, E lei è Bemara. tra qualche ora, per favore, abbiamo sonno. Spegnete il L'Adurk. sole. I soli.
lo spirito ci ha guidato da questa signorina. Non è una bambola, è a tutti gli effetti una signorina. E la sua storia è un po' complicata. Magari È non la più spiegherei. lunga. È anche e soprattutto molto lunga. Va bene, allora, beh, dormite. Intanto noi andremo a cacciare. Noi stiamo bene comunque. Non c'è nessun pericolo per il campo. Perfetto, allora vi lascerò qui con un paio di ragazzi di guardia, mentre noi andiamo a cacciare. Grazie mille. Grazie. Grazie. Vedete che sul suo volto c'è una faccia soddisfatta, come se la caccia a cui vi ha portato in realtà fosse atta a qualcos'altro, cioè fosse solo un pretesto, avete questa impressione. Ne parlerò E domani. niente, vi accasciate dentro nelle tende Sì, e in assolutamente, certo. pochi attimi venite sconfitti dal sonno. Io prima di Ma addormentarmi muoio. urlo ai Grid. Ma prima Corrigan ha detto che è una signorina a tutti gli effetti, ma non abbiamo ancora verificato, vero? È Thorfinn, no, è vero, non abbiamo ancora verificato, ma mi sembra un po' inopportuno. Io prendo la ciabatta che avevo gelosamente conservato e gliela ritiro in faccia dopo questa affermazione. Dorme già. Non serve a nulla la ciabatta, Prenderà Mara. quindi 3 danni di abilità, 3 danni non letali da ciabatta. Tanto è Mara, fermo. lascialo E perdere. ringrazia che non era lo zoccolo del dottor Schultz. Quello da colpo di grazia, Io non so Esatto. voi, ma in RL, quando sono così stanco, inizio a dire quello che penso senza filtri. Come fai E di quindi solito? dico. Qual è la differenza? Ancora più del solito. Quindi diventi praticamente Quindi dico. senile, come mio Sì, nonno. chiedo, ma lascialo stare solo un bambino, però alla fine è una brava persona, anche lui sarà un eroe un giorno, forse, non lo so. Venite Ma effettivamente. sì, Morirai dovete prima vedere tu. se la prossima volta che fate la diretta cominciate a commentare tutte le stronzate che dici in diretta. Bello, ma anche Bello. no. Perché non le diamo una telecamera tutta sua? Dai. La telecamera di Esatto, Michela proprio la telecamera in in diretta. primo piano che fa i commenti su un altro canale, no? Così chi lo vuole sentire può sentire solamente il commento di Michela. Ah, Ma no, io veramente volevo collegarmi e scrivervi i commenti man mano che sparate puoi andare stronzate. su Twitch e commentare. Quello intendo. Twitch è lì apposta. Anche perché così ci metti uno spettatore in più, non mica fa Twitch schifo. praticamente dei Ah, commenti che infatti. lì. Io ci sono come spettatori. No, non puoi. Perché? Però va bene, vieni. Ok. Oggi no perché devo andare. Certo che hai polso, Mirto. Sono stanco anche in RL. Devo dire, Va bene. proprio una figata. Ciao, amore. Comunque, stavo dicendo, venite sconfitti dal sonno e quindi crollate male, proprio senza possibilità di fare Proprio nient'altro. il tempo di levarmi l'armatura. Esausti, Sì, esatto, giusto il tempo per non svegliarsi affaticati poi dopo, giusto per. perché E vi risvegliate per quello che potete aver compreso da come sono messi i soli, da come vi sentite anche abbastanza bene perché avete dormito sotto uno strato di 30 cm di pellicce che sono state messe lì al campo apposta. Avete dormito bene, nel senso, siete affamati, quello sì, Sì, assolutamente. perché avete mancato un po' un pasto, quindi siete affamati. Sì. Però siete riposati. Ora è? Mezzogiorno, l'una. Vedete che è tipo un tardo, sì, più o meno, primo pomeriggio. Signori, prima di mangiare, facciamo la preghierina insieme agli spiriti? Che preghierina vuoi fare? Perché? Da quando in qua sei religioso Sì, infatti, cioè. tu? Ma quali spiriti? Grazie al follow. Oggi vi vogliono parlare. Sono irrequieti. Oggi vi vogliono parlare, sono irrequieti. Ma quali spiriti, Torfi? Ma che stai dicendo? Quelli che mi aiutano ogni volta, non li vedi? Sì, ma da quando in qua parlano? È una notizia questa. Cioè, Non hanno mai soprattutto parlato con gli perché. antenati? Scusa, non ho Attraverso capito la cosa hai musica? detto. Attraverso la musica, a te non hanno mai parlato? Io non so chi parla attraverso la musica. Sono gli Magari tu. spiriti.
tu dici che quelli che ti aiutano a sorreggere la spada hanno già comunicato. Hanno già comunicato con noi. Corrigan. Aspetta un attimo, Torf. Senti una mano sulla spalla. Di chi è? Non vedi niente. Prendo la bacchetta, quella piccola, che non uso quasi mai per suonare se non fuori dal combattimento. Con la mano sulla spalla, mentre mi guardo un secondo, la porgo a Thorfinn, le porgo anche la seconda e gli dico: ora faccio risentire questi spiriti. Ygritte, senti una mano sulla spalla. Vedete, l'ascia di Thorfinn che dalle sue mani si alza e per qualche strana ragione vi siete trovati a creare un cerchio. È abbastanza irregolare, comunque riuscite a guardarvi tutti in faccia e siete all'interno della tenda. L'ascia di Thorfinn vibra dalle sue mani, si alza e si pianta per terra di lama, come se fosse troppo pesante per poter volare in qualche modo. Vainamoinen sente una mano sulla spalla e tutti quanti siete abbastanza sicuri che ognuno degli altri che in questo momento è dentro nella tenda stia provando la stessa cosa. C'è un silenzio assolutamente innaturale perché non vi sentite nemmeno i respiri tra di voi. Corrigan, non senti nemmeno la musica, si è fermata. C'è questa specie di stasi carica di significato per un momento, poi sbattete le palpebre e vedete queste figure dietro di voi, dietro gli altri in realtà. Mi cadono le bacchette di mano. Sono etere, verdastre, sembrano abbastanza in pace in realtà. Vi sorridono, vi annuiscono ed è come se vi sentiste accettati da loro, aiutati. Poi a un certo punto battete di nuovo le palpebre e vedete l'ascia di Thorfinn che cade su un fianco e le presenze scompaiono. Avete visto tutti? E la musica ricomincia. Adesso mi credete? Io non ti ho mai dubitato che tu le tue parole. Non hanno parlato però gli spiriti. È perché ma... c'è bisogno di parlare per comunicare? È come se lo avessero fatto, esatto. Vedete Ygritte che non è un attimino scossa da questa cosa qui. In realtà non dice molto, vi guarda ma annuisce, però resta abbastanza in silenzio. Ma queste figure eteree avevano delle fisionomie riconoscibili, ascrivibili a qualcosa? Persone, ma non hai idea di chi fossero. Neanche i sessi, se fossero uomini, donne, bambini. Erano due donne e due uomini. Cioè, quella che avevi sulla spalla tu era una donna, ma non riesci a dare un nome al volto, ecco. Allora chiedo a tutti, ma voi le avete riconosciute? Thorfinn, sai chi sono? Io non so chi siano. Neanche Thorfinn sa chi siano. Personalmente non le ho... Non sono mai riuscito a comunicarci. Diciamo che sono loro a dirmi le cose. E di conseguenza non sono mai riuscito a comunicarci. E perché adesso hanno voluto parlare con noi? Cos'è cambiato? Forse dopo l'accettazione di Bemara anche loro li hanno accettati. Bemara, a proposito, tu le hai viste? Le hai visto non qualcosa? Non c'è nella stanza. Ah, non c'era, ok. Chissà. Evidentemente hanno scelto questo momento per rivelarsi. D'altronde gli spiriti tendono a essere imperscrutabili. Thorfinn, comunque la mia offerta rimane. Mi chino per terra, riprendo le bacchette che mi erano cadute di mano per lo stupore. Se una volta vorrai farmi sentire quella che per te è la musica,
di questi spiriti, ti darò le mie bacchette. La musica non si fa solo con gli strumenti. E allora canta. Come vuoi tu. Non è quello che intendevo. Un giorno ti farò sentire. Beh, però per ora ha versato abbastanza sangue per dipingere un bel quadro. Vainamoinen, tu hai sempre delle idee abbastanza... Ah, giusto. Fantasiose. Vedete, vi accorgete solo adesso, dopo un lungo momento in cui avete... non avete più questa sensazione di essere aiutati dagli spiriti. Vedete l'ombra di Vainamoinen che muta, cambia e ritorna a essere discordante dalla sua figura, proiettata dalla lampada a olio che c'è all'interno della tenda. Ragazzi, ma stiamo ancora dormendo e questo è un sogno o perché sta succedendo tutto adesso? Mi sto un po' preoccupando. Thorfinn, la sua ombra ha sempre fatto strani scherzi. Sì, abbastanza. Che poi a noi cosa importa? Non è certo la tua ombra che dice qualcosa di te, anzi per definizione è quello che ti sta dietro. Growl. Credo che sia ora di andare a mangiare. Sì, penso sì. Anch'io. Perfetto. È da bambino che è così, vero Venomone? Da sempre. Non ricordo di averla mai avuta diversa, la mia ombra. Da quando mi ricordo erano ragazzini. È sempre stata così. Chissà. Nella prima ognuno è quello che è. Finora non mi ha fatto niente di male, se non farmi guardare un po' strano. Ma d'altronde non è il mio unico difetto fisico, quindi non posso dire di averci fatto troppo caso. Guarda, se ci sono i cialtroni che li preoccupano. Ah, l'occhio, ma ha un occhio di vetro. Con Guelph e Zoppo, ti ricordo. Ma non è un difetto, te sei perfetto così. Ma anche dei difetti. Thorfinn, va, stavolta gli tiro la gamella, come si chiama, la scodella della zuppa. Ma smetti, vai a prendere a mangiare. Bene. E io che sto cercando di far rimanere coeso il gruppo e tu mi lanci le corde. Vedi che lanciarti le corse mica rende incoeso il gruppo, anzi. Rende equalizzato contro di te. Esatto, se ci fai venire voglia di tirarti contro le cose, compi il tuo lavoro. Effettivamente. Ragazzi, è la voce di Demara da fuori dalla tenda. Esco fuori dalla tenda. È pronta da mangiare. Hai cucinato tu? Ma che gentile. Cosa hai cucinato di buono? Ah, ho cucinato un po' della carne che abbiamo cacciato. Senza offesa, Bemara, devo farti una domanda, però per forza. Porzioni della nostra taglia, vero? Ovviamente. Ridendo mentre lo dico. A proposito, come ti senti? Io? Sì. Ah, io non mi sento. Non sono esattamente viva, quindi... Sì, ho capito, però volevo... vedere come va la tua il taglio così. Esatto, è guarito già ieri sera, non ti preoccupare. Non ci hai pensato i grid? Perdonami, ero stanco. Ho pensato io. Ero stanco, non me ne sono, non ci ho fatto caso. Su, forza, mangiate. Beh, mentre mi scofano un po' di zuppa di carne, quello che è, vedete che tra l'altro la bestia che ha cucinato non era macellata, ha fatto tutto da sola. Ah, tra l'altro, minchia. Dove lascia delle sei? Sai che figata mi è venuta in mente? L'Executioner Axe di Taglia Tiny. Così, così, ma con la... Sì, esatto, però gonfia i giganti. E sti cazzi, farà tipo un D8. Non passa, nonostante sia nata l'arma Tiny. Te la tira sul ditone del piede. Con forza, sì, grazie. Ma io, mi è venuta in mente sta scena di Thorfinn con l'ascia gigantesca e sopra Bemara con la scina gigantina che caricano. Ma guarda, mi riempie il cuore. Va bene.
Beh, mentre mangiamo facciamo un po' di debriefing, insomma. Comunque mangiate. E adesso, signori, che compagni, che facciamo? Io ve l'ho che detto, facciamo? Cosa vorrei fare. Prima vorrei tornare dalla Jarla per comunicarle quello che è successo e presentarle Bemara e magari presentarla anche al villaggio, se lei non è... lo gradisce, insomma, no? Oh, sì, magari sì. Potrebbe portare un po' di allegria trovare una creatura, insomma, che mette così di buon umore. Grazie. E poi vorrei andare a scoprire qualcosa di più sulle tribù degli Arno. Su quelle sì, io... vai, scusami. Vai, no. Io in realtà sono rimasta parecchio incuriosita da quel lupo lì, Corrigan. Te lo ricordi? Quello con i tre orecchini. Certo, come posso dimenticarlo? Questi rischiato di farti ammazzare. È avanzato da sola. Non esagerare, Corrigan. Sapevo esattamente quello che facevo. Infatti, sono qui. No? In effetti non fa una piega. Comunque io la presenterei anche a Litra, oltre che alla Jarla, prima di fare, diciamo... Sono d'accordo. Ragazzi, ho avuto un'illuminazione. Oddio. Eccolo. Preparo la scodella. Ready action. Litra è il nome dello strumento. Parte l'azione preparata. Ti ho messo anche e la, comunque, ho messo anche la musichetta comica. Lira, bellissima Andrea, a proposito. Una è la lira e l'altra è la cetra. La litra non esiste, è una fusion di due cose. Davvero? Corfin, veramente? No. Andrea, tantissima stima, cioè, sta un tempismo perfetto. Nostro padre proprio davvero non ti ha insegnato nulla. Ricorderò male. Bah. Comunque ma no, ma ti vogliamo bene, Thorfinn. E che ecco, diciamo che ti manca quel ti manca quel cervello? No, è la conoscenza degli strumenti musicali. Siccome lui non lo sa e il nome lo può confondere, capisci bene. E poi te l'abbiamo già detto. Un momento fuori ruolo. È la stessa identica battuta che ho fatto in prima sessione quando siete per la prima volta salita. Come stavo dicendo. Non è un achievement questo, però. Ma infatti, potevi anche non dirlo, io me l'ero dimenticato. No, fatta meglio la figura. No, io me lo ricordavo. Quindi Thorfinn effettivamente fa anche le stesse battute ripetute, cioè non solo fare cagare, cioè proprio veramente la comicità di un cimicalettone, cazzo. Tutta la campagna la ripeterà. Ogni volta che sente il nome fa la stessa battuta. Guarda, poi se diventa un meme. Guarda, ci sta, c'è un meme di stesso droga D&D con la litra, non lo so, qualcosa ce l'ha inventiamo. Potresti anche, non lo so, metterti un tratto aggiuntivo, perché puoi considerarlo come un drawback, che non riesci a trattenerti e dire le stronzate. Perfetto. Dai, torniamo al villaggio, su. Comunque sì, la litra, porca troia. Ciao. Parlare con litra è un'ottima idea. Torti maledetto, mi fai perdere la concentrazione. Io devo mandare a dormire a tutto, non ce ne cazzi miei, no? La litra non esiste, basta, non esiste. Porca miseria. Ah. Comunque. Ecco. Il pranzo. Vedi che anche Colga si confonde, non sono soltanto io. Il pranzo trascorre tranquillo. Nel senso, che mangiate tranquillamente. Si ride, si scherza. Mangiate tranquillamente e vedete che Bemara fa praticamente le veci di una specie di cameriera. Cioè, vi aiuta a cucinare, vi porge da bere. Sembra che sia molto abituata a fare questo tipo di lavoro. Ma no, Bemara, lascia fare a Thorfinn, non fare tutto tu. Non è tradizione che sia il più giovane a preoccuparsi di queste cose. Beh, di solito è anche la più piccola. Effettivamente. Dipende, tu sei piccola di dimensioni, ma credo che abbia qualche anno in più di Thorfinn. Qualche. La aiuto io.
aiuto io. Ovviamente lei non oppone resistenze a questa cosa, nel senso che se vi mettete ad aiutarla, lei di buon grado si fa da parte. Senti Bemaro, una domanda per te. Ma per caso hai idea se si è stata realizzata a partire da un modello? Cioè, se c'era una persona, un'umana come noi, che aveva il tuo aspetto? Non lo so, il mio creatore non mi ha mai detto se assomigliassi a qualcuno. Lui che faceva tante bambole come me, però nessuno esattamente come me. Quindi tu non puoi crescere? No. Ti piacerebbe? In che senso? Diventare più anziana di così, visivamente? Più grande? Sì, più grande anche, non lo so. È una domanda sciocca, però magari tu ci hai pensato in tutti questi anni. Sono sempre stata molto bene con le mie dimensioni, anche perché mi permettono di svolgere il mio ruolo con più efficacia. Vedrete, quando dovremo combattere insieme. Non vedo l'ora, o meglio no, di vederti all'opera. Di combattere, se si può evitare, spero proprio di sì. Dubito che si possa evitare l'infinito. Questo mondo dove viviamo non è che si può andare avanti in pace troppo a lungo, ahimè. Ok. Penso alle schede, ovviamente. Sì, cioè, riferimento anch'io. Anch'io sto pensando alle schede. Allora, siete irrorati da una luce molto calda. Non fa tutto il freddo che faceva il giorno prima. E ne siete abbastanza grati, perché comunque è vero che siete abituati al freddo, ma comunque il freddo non fa piacere mai, ecco. Esatto. E invece adesso questo vento che arriva improvviso vi porta una specie di profumo diverso. E il vento arriva da ovest. È un odore forte di resina, di conifere, di sottobosco. È raro sentire questo odore, anzi, non siete neanche sicuri se l'avete mai sentito. Perché è raro? Non ci sono boschi vicino a noi? È molto tutto molto brullo, cioè ci sono delle macchie di alberi, ma non tanto grandi da generare quell'odore di sottobosco tipico delle grandi foreste. Poi di solito con la neve così difficilmente si sente l'odore. È tipicamente un posto dove la neve non c'è, altrimenti questo odore non si genererebbe nemmeno. Beh, ragazzi, esatto. Non si viene da andare, alla fine la neve sicuramente ci potrebbe servire. E se scopriamo un nuovo posto da cui entrarne. Beh, non penso sia qualcosa. Non penso sia un nuovo bosco. Beh, non ce l'hanno mai detto che fosse un bosco qua vicino, non lo sapevamo. Sentite, rispetto al nostro... Non possiamo viaggiare da soli, dovremmo tornare tutti insieme. Sarebbe molto pericoloso andare solo noi. Beh, sappiamo cosa troviamo, quello è vero. Sì, vabbè, ma è la stessa cosa che abbiamo fatto la notte scorsa allontanandoci alla fine, eh. Siete proprio curiosi voi due, eh? Voi siete qui. Stiamo percorrendo la via per diventare degli eroi e ti vuoi guardare dietro gli altri. Tira fuori un po' di coraggio. Però aspetta, Thorfinn, questo non è coraggio. Lasciare da soli gli altri senza gli eroi non è forse mancanza di senso del dovere? Perché ti consideri già un eroe? Quanto sei pigro di te, Corrigan? Ma io penso che il capo cacciatore sia perfettamente in grado di tornare al villaggio da solo, insomma, insieme agli altri. Se non torna, al massimo lo andiamo a cercare. Lui sì, noi. Facciamo, io vi faccio questa proposta. Sicuramente cacceranno ancora per qualche ora. Il bosco non è lontano. Possiamo andare a dare un'occhiata e tornare quando torneranno gli altri al campo stasera. Va bene, andiamo. Giusto? Sì. Cerchiamo di non rimanere nel posto, di andare. Non vorrei mai che ci dassero per dispersi. Vabbè, ci sono rimaste qua due guardie con noi, giusto? Sì, possiamo avvisare. E avvisiamo. Anzi, va bene. Sembra un'ottima cosa, così siamo più tranquilli. Dai, prossima rotta al Bremagic. Andiamo.
Ah, piccola nota di metagioco. Mirto, come giocatore, è estremamente curioso. È una voglia fottuta di andare a mettere la testa in giro ovunque. Però cerchiamo di trovare una giustificazione olistica per quello che facciamo. Non, oh, guarda, c'è, guarda, una stella marina! E corriamo. Oh, guarda, un fiorellino! Perché sennò è un po' forzato, ok? Ok. Ecco. Nota di metagioco. Roberto è Berin Inside. Lo so che sei Berin, tu. Li ho visto giocare ormai abbastanza per saperlo. Raga, voi lo streaming lo state vedendo? Perché mi dice che sono offline. Ah, oh, no, è ripartito. Vabbò. Il mio cappello è finito. L'avevo messo in pausa perché... consuma banda. No, no, più che altro perché se siccome ogni tanto controllo la chat, mi pare brutto vedere il tuo schermo del master. Il tuo schermo, esatto. lo so, anche a me dispiace andare troppo di lì perché sennò ti vedo i trick. C'è il Vidinic in chat. Infatti metti in pausa, cioè. Oh, beh, se comunque c'è Filippo sì, sì, allora, sì, scusami. Ormai diventa la chat dei mod. È la chat dei mod pompata questa qua. Esatto. Dai ragazzi, andiamo. Ok. Allora, io faccio un esperimento. Dico che Roberto Indelicati diventerà moderatore e voglio sapere quanto tempo ci mette la voce a diffondersi nel quanta gente lo sta guardando. Prima che scattano i post di panico. Prove di viralità. Il moderatore. Ok. Vi mettete sulla vostra slitta e partite verso ovest. No, scusatemi un secondo. Che problema c'è se divento moderatore? Ma lascia perdere. Intanto è uno sbatti del cazzo e vabbè. No, ma io mi rifiuto di rispondere alla domanda. Lascio un alone di mistero e fastidio verso Roberto. E secondariamente sa il cazzo. Comunque. Si abbassa la banda dello streaming, che merda. Comunque andate con la slitta, avete di nuovo i soli vi irrorano di luce e di nuovo sentite questo profumo incredibile che arriva portato da una ventata. Vainamoinen e vabbè, tirate Spellcraft se ce l'avete. Tireremo Spellcraft, dammi un secondo. Io 5. Bello, io di meno. Non forse ho di più. Dove c'è lo Spellcraft? Toh, becca e porta a casa. Allora, vi accorgete che è un effetto magico. È un effetto diventata magico. Divento? Sì. Magico? Qualcosa vi sta mandando attraverso il vento queste sensazioni. Arriva da lontano o da qui vicino? Non ho vaga idea. Tirate arcane per capirlo. E ovviamente attivo Detect Magic contestualmente. Vedi l'aura che è di babiurazione, trasmutazione, penso sia trasmutazione. Sì, o trasmutazione o le brutte illusioni, ma no, la trasmutazione dovrebbe essere proprio vento fisico, cioè non è allora si direi trasmutazione. Non è Gust of Wind, è quello, no, era per dare un esempio della scuola, dicevo. Ah, ok, allora è trasmutazione. Vi rendete conto che è un incantesimo abbastanza potente in realtà. Però non riuscite a identificare quale sia. Però sono un'ombrezza, no? Come se questo il potere dell'incantatore si fosse limitato semplicemente a mandarci una brezza. È una brezza molto leggera, ma che porta un profumo molto intenso. Quanto tempo ci metteremo ad arrivare all'origine? Il fatto è che le vostre mappe non riportano un bosco da quella parte. Esatto. Quindi non sapete da dove state andando. Non vorrei che fossimo... se stiamo seguendo un'illusione. Vi state dirigendo... Non vorrei che stiamo seguendo una triade. C'è un solo modo per saperlo. Sì, andandoci. Tiratemi Perception. Scherzi, tutti. Perception. No, questo ce l'ho. È basato su vista, no. Se avete dei malus. Solo più 4. Niente.
Io ce l'ho, dove c'è il telefono. Nice. Ci vedo buca il culo. Esagerato. Ah, ti ha dato 7, dai. Ok. Continuate ad andare con la slitta. Cioè, nel senso, continuate. No, all'orizzonte non vedete un bosco. Continuiamo, prima o poi ci arriviamo. Sì, infatti, cioè, a sto punto, se c'è qualcuno che si vuole far notare, andiamo a notarlo. Ma com'è il suono intorno a noi? Cioè, nel senso, ci sono dei suoni naturali oppure... Fate conto che la landa è generalmente silenziosa. Nel senso, non essendoci molti alberi, non essendoci molta vegetazione, non c'è il tipico suono degli uccellini, piuttosto che... Poi comunque è ancora abbastanza inverno, quindi è tutto molto silenzioso. Avanziamo ancora massimo un'ora, se non troviamo niente... Torniamo indietro. Va bene. A un certo punto, prima dell'ora stabilita, vedete in lontananza una macchia di... una macchia boschiva abbastanza estesa, ma conifere? Ma la mappa non c'è, sulla mappa non esiste qualcosa, e sono conifere abbastanza alte. Da un punto di vista ecologico, degli alberi così alti ci vorranno almeno una trentina d'anni per farli crescere, e non è molto distante dalle parti mappate che avete, quindi dovrebbe essere scritto, almeno accennato. Fai vedere. Allora, dunque, noi dove stiamo andando dal campo? Vi sto scrivendo una roba su cosa. Questo sarebbe la chat. Ho messo sulla mappa un... Aspetta, è andato dietro, perché giustamente. Ok. Visto. Visto cosa? C'è una roba... Ok, sì. Ma qui per tipo centinaia di miglia non c'è nessuna foresta. Qui è spuntata in mezzo a nulla. È così strano. Non mi torna, sì. Non più delle... di quello che è successo nelle ultime ore. Sai, creare un non morto, per quanto orribile, è qualcosa che... è più piccolo di creare una foresta dal nulla. Ah sì? Dici? Beh, io una spell di terzo, una spell di quarto. Che beta gamer! Vedi il giocatore esperto che faceva metagaming spudorato nascondendolo dietro il ruolo. Io farei trasformare Arild in rock e vorrei un attimino mandarlo a sorvolare quella macchia di foresta lì. Sicuro di voler mandare da solo una macchia di foresta mai esplorata? Vola, non è che ci devo atterrare. Decidete se lo volete fare. Ascolta, secondo conoscenza popolare, i cacciatori delle foreste come vanno in giro? Con un arco. Vedono un uccello che vola. Cosa fai con un arco? Scusate, ma perché dovresti abbattere un uccello che vola per i cazzi suoi? Infatti. Per cacciarlo? Per mangiarlo? Ma a me mi sembra un po'... Vabbè, comunque... No, non sappiamo se sono abitati questo luogo. Appunto, perché non lo sappiamo. D'accordo, va bene. Allora ci avvicineremo tutti insieme. Meglio. Io, francamente, Grit, lotterei comunque sopra di noi, il tuo compagno. Sì. Sì, questo... Da più in alto ha sicuramente più possibilità di vedere i pericoli prima che si avvicinino. Ehi, Thorfinn, se vediamo che le cose sono più grosse di noi, si girano i tacchi e si va via. Sì.
Non ti voglio vedere buttarti a capofitto chissà contro quale nemico. Gradirei anch'io evitare. Per caso hai già sbloccato zona di verità, oracolo? Ma... Va bene, gireremo i tacchi. Va bene, io faccio il quella specie di rituale allora per ritrasformare da lupo a rock. Ok, vedete Ygritte che si ferma. Dovete per forza fermare la slitta perché il suo compagno sta tirando la slitta insieme agli altri lupi. E si appartano, almeno vanno un pochino più lontano da voi e appoggiano le fronti una contro l'altra e cominciano a sussurrare piano qualcosa che non riuscite a sentire. Questa cosa va avanti per 10 minuti, interrotta, e poi vedete questa cosa incredibile che comincia a succedere. Il corpo lupino del compagno di Arild si condensa in una nuvola nera all'interno della maschera. Lei prende la maschera nella mano, lo lancia in alto come si fa con le colombe, e dalla nuvola nera escono le ali, escono le zampe, e poi lui spicca al volo verso l'alto, trasformato in un rock. I ragazzi, voi vi stupite perché uno si mette a creare degli scheletri. Poi abbiamo l'incantatrice ancora più forte. I gatti. Ma io non mi stupisco perché qualcuno crea non morti. Sì, nel senso, si considera potente, creano foreste. Noi abbiamo uno che trasforma loro in uccelli, voglio dire. In realtà io non è che faccia nulla. È la maschera. Io mi limito soltanto a dire delle cose. Non so perché funzioni. Non l'ho mai saputo. Evidentemente gli spiriti sono vicini anche a te. Non lo so, se ci sono, io non li ho mai visti. Dopo qualche momento in cui Arild è in alto nel cielo, senti i suoi tipici richiami di qualcosa, di lui che ha visto qualcosa. Va bene, lo richiamo, aspetto che mi atterri sulla spalla. Ma noi intanto non avanziamo? Sì, avanzate. Sì, avanziamo. Arrivate davanti a quella che è la macchia boschiva. Quanto si estende più o meno? Siete abbastanza sicuri che si estenda? Saranno una trentina chilometri quadrati più o meno. Ok, quindi di lato o di raggio più o meno, per capirci? Saranno, così a occhio, saranno 5 chilometri di raggio. Quindi è molto esteso, che io pensavo fosse veramente un piccolo boschetto. No, no. Cosa ha visto Arild? Sei in grado di chiederglielo? Non parla, non può dirmi esattamente cosa ha visto, ma lo vedo agitato, lo vedo no irrequieto. No, sembra tranquillo. Ma a me Arild non sembra. Per qualche motivo però la foresta vi inquieta. È strana, è innaturale. La percepite. C'è qualcosa che non va. Io provo a prendere la vesta. Scusami. Siamo parati addosso. Sì, Mirto, vai. Appunto, vai tu. Semplicemente volevo prendere un po' di resina e darci un'occhiata e chiedere anche quindi agli altri. Quindi vi siete avvicinati ancora fino ad arrivare al limite delle... Albero, no? Perfetto. Volevo arrivare al primo albero. Ok. Allora, io invece volevo chiedere a Grit se non può chiedere al Rock di... a suo fratello, suo Rock, suo cavolo che è, di puntare la direzione da cui ha visto, ciò che ha visto. Ma non lo capisce. Non mi capisce. Non lo sa fare. Per 10 minuti,
Allora, quello che vedete è questa foresta dove la neve che c'è per terra fa uno scalino improvviso, come se la neve fosse stata ripulita improvvisamente e non ne fosse mai più caduta. Quindi c'è uno scalino di tipo terrapieno. 40 centimetri di neve. No, no, è al contrario. Cioè, la terra è completamente sì. pulita. Quindi ci sono questi 40 centimetri di neve e poi il niente. Io tocco tutti e li casto messaggio e sussurro dicendo: ho come l'impressione di essere in un posto quasi sacro o sacrilego. Meglio stare silenti che possiamo. Mm-hmm. Va bene. Fai ancora quella cosa della resina? Sì, sì. Sfiori con due dita uno degli alberi, uno dei pini che ti pare essere più, diciamo, sanguinante di resina. La resina è calda, come se fosse, ne percepisci la vita intensa, ed è una cosa che normalmente gli alberi non fanno. Cioè, hai come l'impressione che tu stia toccando del sangue, ma non è una sensazione brutta, nel senso non hai la repulsione che proveresti nel maneggiare il sangue, però hai la chiara impressione che sia linfa perfettamente vitale. L'albero che hai toccato sta scoppiando di vita. Scusa, vai. Lo faccio vedere agli altri. Dicevo, condivido con voi questo. Senza dire nulla, ve lo porgo, la resina, ve la faccio toccare. Dimmi, no, volevo dare un'occhiata mentre appunto lui esaminava la resina. Volevo dare un'occhiata al terreno, cioè proprio vedere se. Perché, cioè, nel senso, alla fine. Da quello che ho capito non sono neanche alberi proprio tipici della zona. No, conifere ce ne sono anche in altri posti, lo sapete. Tipologia d'albero sì, ci siamo, che sono troppo alti per non essere sulle mappe. Tutto lì. Sì, no, quello sì. E niente, volevo comunque vedere se, cioè, se il terreno per caso avesse, non lo so, non qualcosa di strano, ma tira survival e conoscenza e natura. Certo. Dico, perché mi aspetto un terreno particolarmente ricco vista la cosa. Allora, survival e natura. Allora, ti accorgi di un dettaglio fisico. Scavi un po' nel sottobosco che è fatto da questo substrato di aghi ormai caduti dalle piante. Scavi poco in realtà per arrivare a un terreno molto scuro, molto grasso, molto ricco. Questo però non riesci a collegarlo con una nozione erboristica tale da dire è giusto o è sbagliato. No, sì, certo. Però anche soltanto al tatto senti che la terra è molto nutriente, molto bella. Cioè, tra l'altro è una terra che al villaggio potrebbe valere parecchio anche. Perché una terra? Sì. Sì. E te dove le fai crescere le piante? È vero. Dovremmo portarla a Cetra. Litra. C'è tra lo strumento musicale. Lascia stare, corri. Hai detto che la resina non è viscosa, è, cioè, molto fluida. La resina è abbastanza fluida, sì. Raccogliamo dei campioni di resina, di terra. Assolutamente. E segniamo sulla mappa l'esistenza di questo posto. Assolutamente. Appena paventate l'opportunità di prendere dalla foresta qualcosa, il vento che vi ispirava e vi portava questo buonissimo odore invitante vi porta una ventata di odore di carcassa e di putrefazione. È come se la stessa foresta vi stia avvisando di qualche cosa. Scusa. Non portiamo via di fronte a me quando arriva questo vento.
Sì, azione preparata. Siete tutti insieme. Sei sempre impreparato te, Mirko. Sì, so cosa stai per dire. Sì, sì, sì. Vai, dillo. Chi ha mollato? Ragazzi, se avete visto il video, il sincro è perfetto. Dai, però. Comunque. Ok. Però questo odore si ferma subito appena voi alzate le mani. La cosa che vi trovate però inquietante è il fatto che vi girate all'unisono verso la foresta e vedete che attraverso gli alberi avete come una sensazione che il vento stia passando esattamente in un sentiero attraverso gli alberi, che vi sembra particolarmente chiaro, come se in quel punto gli alberi non fossero cresciuti, e lo vedete soltanto muovendovi un pochino, perché solo in quell'angolazione gli alberi si diradano, quindi da altre angolazioni la foresta sembra perfettamente fitta. Solo camminando un pochino riuscite a vedere questo corridoio tra gli alberi. Io, memore di quanto appena successo, prima di fare qualunque cosa mi rivolgo al bosco guardandomi attorno verso gli alberi e chiedo: creatura dei boschi, possiamo avere il permesso di entrare e di avventurarci oltre? Passano 2, 3, 4 secondi. Vedete dalla neve uscire 4 lupi bianchi che vi circondano. Ah. Io istintivamente porto... Come sono i lupi? Sono i lupi bianchi che avete già visto. Anche chi sono le chili? C'è anche quello con gli orecchini, Andrea? Parlatela. Va bene. Io faccio così, alzo le mani. Non sembrano comunque aggressivi. Io istintivamente bastone lo stringo, sai com'è. Sì, sì. Sono certo. Abituato a vedere lupi aggressivi. Idem. Parlate? Ve lo domando. Vedete che rimangono perfettamente fermi a guardarvi. Faccio qualche passo in avanti verso... Ce n'è uno che mi sembra più un pochino più grande degli altri. No, sembrano tutti abbastanza identici. Ne riconosci una femmina, ma è così, nel senso. Va bene, ma allora vado verso... Insomma, faccio qualche passo verso la loro direzione. Ok. Possiamo... Non ringhiano, non reagiscono. Ti guarda. Ti annusa. Continuo ad andare verso di loro fino a raggiungerli. Cioè, il lupo no, ti guarda. No, non ho paura. Il lupo ti guarda e sta fermo. Vado anch'io dietro di Grit. Questa volta, non la voglio lasciare da solo. Allora gli passo attraverso e... A cosa? A cosa? Attraverso nel senso a loro, in mezzo a loro. Ah, no. Sembravi eterea, tipo. No, sì, mi ho in mente l'immagine. Sì, 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 sì. E se sono venuti dal sentiero, io proseguo sul sentiero. Se loro quindi mi lasciano verso passare. Il sentiero. Sì, sì, se loro mi lasciano passare. Perfetto. Io, se non sembrano aggressivi, mi avvicino anche io e guardandoli gli dico: se lo desiderate, fate pure strada. I lupi si guardano. Uno abbassa la testa. Ed è anche questo è un gesto stranamente umano per essere un lupo. E uno dei lupi prende e va verso il sentiero, esattamente dove si stava dirigendo i Grit. E gli altri lo seguono. Mi sento più. Che ti è saltata per un attimo la okay. Cosa. Il lupo, quello a cui ti sei rivolto, ha fatto un cenno con la testa. Molto umano, sì, 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 per essere un lupo. E si è diretto sul sentiero esattamente dove i Grit si stava dirigendo. E allora mi avvio anche io. Come? Cerco di fermare tutti dicendo: ragazzi, la cosa mi puzza. Io non lo ascolto non proprio. Non è il momento delle battute. Io dico solamente Thorfinn e vado avanti seguendo i Grit.
ragazzi, non sarà una cima e di certo sono un boraccione, ma in questo momento sono assolutamente serio. In questo momento sarai da solo, se non ti sbrighi. Non credo che gli sia difficile raggiungermi. Io li sussurro in maniera, cercando di non farmi ascoltare, sperabilmente dai lupi. Vuoi davvero mancare di rispetto adesso, Thorfinn? Stai attento. Prendo un pezzo di carne secca, me lo metto in bocca, afferro l'accendi e vado avanti. Perfetto. Continuate a camminare su questo corridoio di alberi. A un certo punto i lupi cominciano a correre molto velocemente, tanto che ci hanno messo pochissimo a disperdersi nella foresta e ne perdete traccia. Davanti a voi, da che il paesaggio era di un colore sul marrone, perché comunque il sottobosco di aghi marroncini erano marroni più o meno, gli tronchi marroni uguali. Davanti a voi vedete una altissima siepe color verde smeraldo. Si sono disconnessi. Perso tu, sono andati via. Sono cacciati probabilmente. Aspettiamo un attimo. No, andiamo avanti. Scusa, però ci sta. Che figata è? Tipo, spariscono nel bosco improvvisamente. Rimaniamo Vittor fin da soli. Minchia. Io e Corrigan, la coppia perfetta, la coppia che spacca. Comunque, Rob, non è per darti contro, eh. È semplicemente che nel contesto dove eravamo avremmo mancato di rispetto a queste creature del bosco facendo così. Tu glielo stavi dicendo ad alta voce, non mi fido, qualcosa mi puzza, capito? Sì, ma hai fatto apposta. Ho giocato l'intelligenza 8 con la testa 12. Perfetto, perfetto, chiarissimo. Sto cercando di stare il più fedele possibile al personaggio. Pari partita, Iari. Vengo io. Aspettate un attimo. Due minuti di pausa mi sa a sto punto. Sì. Allora, torno subito. Nel frattempo vi faremo vedere Robby. Troppo tardi.
Verde smeraldo. Pronti. Siamo live? Sì. A pochi metri da voi. Una decina di metri da voi. C'è questa siepe altissima. Cioè, si blocca il percorso? Pare di sì. E i lupi che fanno? Sono scomparsi, come inghiottiti dalla foresta. C'è nessuno? Ma io vado verso la siepe e apro, cerco di guardare attraverso. Allora, intanto noti che la siepe, quella che vedete, in realtà è un pezzo davanti e un pezzo dietro, come se fosse un ingresso. È un'illusione ottica, c'è un passaggio. Ok. Andiamo. Ci entro. Ok. Tenta futuro, ma a cazzo duro. Durissimo. Non posso dire altrettanto. Lascia, solo già che devo utilizzare. Anzi, però una turbata. Lascia che abbiamo trovato la scorsa volta del tizio. La metto insieme alla mia, nel senso, la unisco e le impugno entrambe insieme. Cazzo, mi sembra un'ottima idea. Decisamente. Comunque, mettetevi i personaggi dove vi ho rivelato l'area. Sì. Ah, eccola. Un attimo che... Qualcuno può mettermi perché il mio computer è passivo? Aspetta. Sì, un attimo. È troppo piccolo. Un attimino, scusate. Tranquillo. L'ho fatta troppo piccola. Tranquillo. No. Porca troia. Mi sa che su Twitch ci siamo soltanto io e Mirko. Come vi ho visto? Ci sono anch'io. Boh, a me segna. Adesso tre visualizzatori. Allora. Non abbiamo fatto abbastanza pubblicità. Aiuto. Ok. Adesso non tenete più la webcam. Ho tolto la webcam per una ragione. È nudo. Ti stai scapperando? No. Metto fra poco. Ci stai facendo un tè. Questo è il rumore della cucchiaia. I Grit vede che... Allora, intanto... Arild, appena arrivate vicino a questa siepe, immediatamente, senza che tu lo tocchi, si trasforma in lupo. Immediato. Sembra che sia un effetto dato da questa zona, cioè te ne rendi proprio conto. Infatti anche lui si guarda intorno spaesato perché ha cambiato forma così improvvisamente. Posso provare a fare un detect magic? Sì, lo vorrei fare anch'io. Ok. Sì, pure io. Io non posso. Aia, male. Allora, aspetta che ti tiro. Aspetta. Quanti punti ferita c'hai, amore? 20. Te li segno. Sì, ma io non mi vedo. Come no? No, vedo un quadratino nero. Basso a destra. Aspetta. Sposta la mappa in basso a destra. Sì, sì, un attimo. Eccola, ok, a posto. Ed è in forma di lupo. Ma non avete capito perché si sia trasformato. Non siete riusciti a identificare l'effetto.
Ok. È come se fosse un incantamento che riporta nelle forme le creature, chissà. Che strano. Però non sembra essere ferito o nulla, no? Davanti a voi c'è questa siepe estremamente quadrata e geometrica che crea un corridoio all'ingresso. Provo a capire se la siepe è oltrepassabile, cioè è molto fitta, vero? No, davanti a voi c'è l'ingresso, cioè c'è proprio l'apertura. Non ho capito. Ma la siepe, il resto, è fitta e spinosa? Ah, sì, i rami sono incredibilmente fitti. Non riesci neanche a infilare la mano. Come se ci stessi sbagliando un percorso. Direi che è il caso di seguirlo. Sì. Sì. Andiamo. Faccio un passo in avanti. Entro. Dai, lascia andare avanti me, cara. Per favore. Dato che non l'ho ancora fatto, provo a sentire per un momento i rumori di questa foresta, se ha una sua vibrazione, un suo ritmo particolare, e poi mi addentro per ultimo anch'io. Appena ti addentri, la musica cambia in questo. Sapete? Come se questo bosco avesse una musica diversa. Niente di cui tu abbia mai sentito suonava così. Che non ho mai sentito prima. Cosa fate? Andiamo. Andiamo avanti, sì. Perfetto. Devi rivelare le aree. Sì. Comunque mi... Cioè, nel frattempo, non so, mi guardo intorno, sento i rumori della foresta, non so se magari sono i soliti rumori a cui sono abituata, oppure è qualcosa di diverso dal solito. In questo momento i rumori non ti rivelano niente di particolare. A destra, dove è entrato Toffi, cioè, si apre il passaggio o è chiuso? Chiuso. Ragazzi, siamo in un fottuto labirinto. Oh yeah. Sembra davvero un labirinto. Quindi avete l'impressione che sia un labirinto. Un labirinto di siepi. Ne avete sentito parlare nelle leggende, in realtà, perché non avete mai visto uno. E sapete che è facile perdersi in un labirinto. Non sempre i labirinti sono semplicemente dei labirinti con un passaggio. A volte dentro ci nascondono mostri o altre cose. Non avete idea in questo momento. Ci sono tracce? Riuscite a vedere qualcosa? Io non vedo niente, dannazione. Dette in altri termini, ho meno uno sul palo. Fai conto che io sono qua davanti alla schiaffa e non vedo nulla. Vediamo un attimo. Niente di niente. Io non vedo niente. Io manco andando di notte. Ragazzi, tranquilli, ce l'ho io la bussola. Ma tra l'altro, qualcuno ha un modo per... Qualcuno ha un modo per segnare il percorso? Perché se questo è davvero un labirinto... Allora, possiamo intrecciare dei rametti e lasciarli. Oppure se i rami in un posto pieno di rami non mi sembra. E allora... Ma gli alberi sono fitti anche quelli? Cioè, è possibile per... Qua non ci sono più alberi, ci sono soltanto siepi. E allora eventualmente potrebbe indicarci il percorso se dovessimo perderci, Arild. Comunque volando si è trasformato in un lupo. Non credo che possa volare. Ragazzi, sapete cosa è differente questo labirinto da quello che si può trovare in una grotta? Il fatto che il terreno sia malleabile. Punto, lasciare la terra, smuovo una zona di terreno. Voilà. Perfetto. Hai fatto un solco nella terra. Non so se è stata una buona idea, Toffi.
Però almeno ci consente di ritrovare la strada, sperabilmente. Dobbiamo sempre la destra, non dicono così le leggende? I labirinti? Beh, dipende. Tirate perception. Scherzi. Sono già lì a tirarlo. 21. Ho tirato intimidito, scusate. Ha intimidito la siepe? La, sì. Siepe, la siepe si sta gemmando addosso. Allora, state state avanzando. E per qualche motivo Ygritte e Thorfinn. Aspetta, Mirto, quella è 21 è perception. Sì. Ok. Allora, voi tre, tutti tranne Vaillemoine. Che giustamente l'occhio guercio esige di. Vedete che in questo anfratto ci sono dei rampicanti particolarmente densi sul terreno. E si estendono fino qua davanti. Quindi proprio l'area così. No, non ho capito cosa. Come se la zona fosse stata tipo ricoperta. Questa zona è ricoperta. Allora, questa zona qua è ricoperta di rampicanti. Ok. I rampicanti però si estendono fino qua. Sono molto meno densi, ma ci sono. Riusciamo a farci strada. Senza distruggerli. Esatto. Esatto. Esattamente. Ditemi cosa fate. Proviamo. Facciamo di forzare la strada attraverso i rampicanti. Sì. Arrecandoli il minimo danno magari possibile. Magari sì, scansandoli se è possibile. Senza proprio il. Sì, senza senza ora, toccarli. Non credo che altro direttamente. Beh, tanto abbiamo i guanti e le pesanti, quindi con la pelle non li tocchiamo. No, io pensavo proprio di scansarli anche con la lancia. Mano a mano che vado avanti. Thorfinn non è meta, è perfettamente stabilito dal mondo di gioco, che appena abbiamo toccato qualcosa ci è arrivata la puzza di carcassa. Vabbè. Quindi ditemi come avanzate. Io vorrei farmi strada scostando nella maniera più delicata possibile le piante, tutto qua. Ok. Io direi a Primara che cosa c'è qui se deve centinarsi. Ah, allora aspetta, forse non mi sono spiegato. Sono per terra, cioè sono tipo delle radici per terra. Ah, ok. Non sono verticali, cioè sono per terra. Pensavo che ho capito. No, mi sono spiegato male io. Sono dei sono delle radici particolarmente intrecciate e numerose, soprattutto lì, adesso dove hai messo il token, lì ce ne sono parecchie, tantissime, in modo da proprio l'erba che c'era sotto, l'erba del fondo di questo strano labirinto non si vede proprio, mentre qui in questa zona l'erba si vede. Cerco di capirne l'origine di questo. Sì, volevo cercare di capire anch'io cosa. Cioè, se ci sei andato in piedi lì. Ti sei arrampicato lì? Sì. Ok, tira riflessi. Io le avrei lasciate lì. I rampicanti ti si avvolgono intorno alle caviglie. Perché non le lasciati stare, Thorfinn? Porca miseria. Iniziativa. Questo non è un eroe, questo è uno che deve toccare tutto. È un tocchiccione. È un toccaccione. Pare brutto. Eh no, io ho rollato il 17, adesso voglio il 17. Ora cavolo di cosa. E porca miseria. Ah, che bella iniziativa. Ah, perché non te l'ho messo io il token. Cioè, te l'ho messo io il tuo token, Rob. Ok. Non ti preoccupare. Ti ho aggiunto. Mi ero già aggiunto. Ah no, te l'ha messo. Ok. In realtà il mio è un 12, non un 11, perché ho più 2. Scusami. Perché non mi ha messo allora più 2? Allora sarà un 13. No, ora mi ha messo più 2. Ok.
No, no, è un 12. 12.02 dovrebbe essere il mio. Ok. Ok. Thorfinn, sei entangled. Maledetti. Posso attaccarli? Fai quello che vuoi. No, sto chiedendo a Corrigan in game. Prima che non ti attacchino loro, cerca di districarti senza fare ancora casino. Districarmi, va bene. Torpi non sa cosa significa quel termine. Attacco con l'ascia. Non è uno strumento musicale. Ok. Vedete che il malus di Entangled. Vedete che Thorfinn alza l'ascia in qualche modo, la abbatte e molte di queste radici che gli stavano avviluppando le caviglie saltano e si dimenano a terra in maniera quasi abbastanza grottesca, in realtà, come se fossero vive in maniera animale quasi, e sgorgano questa linfa verde acido per terra. E non sei più entangled e hai ancora azione di movimento. Voilà, libero, a postissimo, come se nulla fosse. Okay. Andiamo. Tocca a Corrigan. Corrigan con cautela avanza cercando di non rimanere imbrigliato nella cosa e facendo se necessario un salto per evitare. Anzi, torno due casette indietro e poi prendo la rincorsa e salto. Ok, tira acrobazia. Allora, la mia acrobazia è pate. Oddio, no, aspetta. Cambio, ho visto meno 4. Corrigan! Come l'hai detto, sono cazzi tuoi. Avanza. Fate la cavallina sul paremone. Avanza nel groviglio. Ok, tira riflessi. Più 3, credo. Mi sa proprio di sì. Yeah. Ok, riesci a schivare le radici per terra e passi dall'altra parte. Faccio il doppio movimento, quindi vado oltre Thorfinn. Ok. Mi rivedi un po' la mappa. Ah sì, giusto. 1, 2, 3 in terreno difficile. E poi non vedo niente, quindi non so dove andare. Fai ancora movimento? Ce n'hai ancora? Ok. Sì, avanzo fino a qua. Passo. Ok. Perfetto. Vai in Amoine. Ok. Vado. Riflessi. Devo... Allora, prima tiro riflessi perché fa sempre figo. Bello. Perfetto. Che figo. Perfetto. Sei entangled. Sì, ma proprio cadendo in te stesso. Sì, 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 sì. Cioè mi annodo i lacci di cuoio dell'armatura da solo. Disbrigati. È ancora una stanza facile. Il rampicantropi ti si avvolgono intorno alle caviglie. E tento di liberarmi. Ok. Allora, dunque. Cazzo ce l'ho là, il CM. Puoi fare una prova di CMB, cioè una prova di manovra, una prova di escape artist, oppure hai visto che anche picchiandoli questi cosi, facendogli abbastanza danno, molto probabilmente ti puoi liberare. Cerco di liberarmi. Ok.
ti do bonus alla CMB, eh? Ti do bonus alla CMB. Sì, è un tiro. Ma infatti non è segnato. A parte che no, è ai danni, ma non è segnato, eh? Ah, ok. Okay. Solo perché uno dei buff che ho riesce segnato. A liberarti, ma rimani lì. Non puoi muoverti. Okay. Vabbè, con calma. Tanto io sono lento, è noto. E grit. E allora, dove sono io ci sono comunque cose per terra, giusto? Le rampicanti. Beh, conto okay. Che tu sia più indietro, nel senso se non avessi dovuto tirare i riflessi. Conto okay. Che tu sia qua, tipo. Ok, cerco... Sì, cerco di fare una prova di acrobazia per passare oltre, insomma, oltre l'area. Ok. E speriamo bene. Perfetto! Zero hai fatto. Zero? Bello. No, non puoi aver fatto... Sì, puoi aver fatto zero. Cioè, meno due. Sì. Dai. Vabbè. Tu. Fai un saltino, fanno un altro, fanno una giravolta, tira riflessi. Eccolo qua. Vabbè, ciao. Intangolata. Sei intangolata. E questo era il tuo movimento, era standard. Attaccherò anch'io le piante per liberarmi. Con cosa? Le picchi. Con cosa? Con l'ascia. Un attimo. Quindi una testa in movimento per estrarla. Sì. Estrai l'ascia. Perfetto. Sì. Allora. Ok. C'è il lupo. Il lupo ancora, sì. Sì. Lui ce la dovrebbe fare. Allora. In realtà lui viene avanti fin dove sono io. E cercando di darmi una mano, a districarmi, suppongo. Senza magari farsi pigliare prima anche lui. Tira di riflesso. Vabbè. Anche oggi vedo che si va forte. Oh, dai. È intanglato anche il gruppo. Quindi, ricapitolando. Vainamoinen è dove ci sono i rampicanti, ma non è intanglato. Il lupo c'ha ancora la standard. C'ha ancora la standard, sì, vai. Quindi può provare a liberarsi. Ah, va bene, ok. Non si libera. Oddio. Ok. E stavo dicendo. Quando... Allora, siete intanglati soltanto Ygritte e il lupo, mentre Yari e mentre Vainamoinen no. Vedete questa cosa? Da qua. Da dove le rampicanti sono più fitti. Vedete spuntare una figura umanoide fatta di rampicanti. E verso i grit e il lupo alza la mano e lancia due aculei. Wow ragazzi, siamo proprio ben accetti qui. Meno male che abbiamo seguito i lupi. Porca miseria. Quanto anni ci ha? Io? Sì. 15. Vedrai. Sì, no, non presa e preso, ok. Perfetto. Tira tempra. Oh, eccolo. Porca. Mi perdo i pezzi, un attimo. Tempra. Penso. Ok. Quando l'aculeo ti arriva addosso e senti che ti colpisce al collo dove c'hai la pelle scoperta, noti che il fondo dell'aculeo sembra una specie di vescicola e vedi all'interno dei semi. Quando senti l'aculeo riesci a strappartelo appena in tempo, perché vedi che l'aculeo davanti è bucato e ti stava per iniettare tutti quei semini che c'erano dentro nella vescicola. Stessa cosa fa il lupo sbattendo la testa. Andre, ma dov'è la creatura? Ok. Non c'è la creatura perché è tipo quadrata, grossa così. E cioè è proprio una roba che emerge dai rampicanti.
in realtà è fatta di rame. Ok, però ha fatto praticamente il passetto e è completo. Ok. Chiedo. Sì, ok, tocca... sì, tocca a te. Allora la carico, la puttana. Non puoi. No, è tornata dentro. Quando ha sparato la roba è tornata dentro, quindi in realtà andiamo, era... vedi qua. Andiamo, vedi qua. Ragazzi, ha appena ferito il grizzly. Andiamo via di qua. Qualsiasi cosa sia, non siamo bene accetti di qua. Non è quindi, vero. Non è cattivo. In realtà, no, in realtà Thorfinn potrebbe aver ragione. Perché? A me non ha fatto niente. Ho capito, ma a me e ad Ari se te mi pianti un'ascia nel, in faccia, probabilmente state parlando troppo durante il turno. Non potete parlare. Ok, scusami. Io la dico la testa. Thorfinn, aiutale ad andare via e lascia perdere. Poi fa quel cazzo che vuole. Calco il punto in cui da cui è uscito il tizio. Allora, ti dico subito. Qua già devi tirare i riflessi perché vai sull'area sull'area dove ci sono i rampicanti. Non era questa la terra minacciata? Allora, questa è dove sono fitti. Questa è dove sono radi. Anche questo quadretto qua. La mappa, così ci capiamo, per favore. Scusami? Perché non metti dei segnetti? Usa lo strumento pennello, così almeno capiamo dove sono. Ma lì è fitto e va bene. Qua? È anche qua minacciato. È rado là, l'ha detto. Ok. Qui è fitto, qui è rado. Quindi se faccio così posso caricare da qui. Sì. No, che cazzo carichi? C'è in mezzo al muretto lì. Sì, cioè, è fitto più che altro. C'è l'angolino libero. In teoria è terreno difficile. Come puoi caricare se ci sono i rampicanti? Va bene, non carico. Mi muovo lì e tiro un colpo d'ascia da dove, da qua in cui ho uscito il tizio. Tira riflessi. Una di protezione che... Tira riflessi. Allora, tira salvezza, riflessi. Io nel frattempo grido a Thorfinn cosa diavolo stai facendo. Ok, riesci a districarti tra i rampicanti in qualche modo che cercano di avvilupparsi intorno alle tue gambe, ma non riescono a fare presa. Vai con l'attacco. Sto impedendo che Ygritte diventi un cazzo di semino. Ok, l'hai presa. A meno 2 perché non sto suonando, eh. Ah, è vero. Quindi... Beh, ma sto attaccando comunque dei rampicanti, sono fermi, in teoria. Quindi quel 13 lì è un 11. È un 11, sì. Non l'hai presa, allora. Sì. Ok. Vedi che la tua ascia cade tra i rampicanti si spostano appena per evitare di essere tranciati. Come se fossero vivi. Che ne dici di suonare? Corrigan ritarda e passa il turno a dire di andare via di là. Vai, Namoine. Io all'urlo di ci stiamo provando. Provo a muovermi. Devo farti un tiro salvezza? Yes. Arriva subito. Ah, non gliel'ho detti, per quello che non se li hai segnati. Sono 4 danni a Deb e... Ah. Sono 3 danni a Deb e 4 al lupo. Stupido io. Ok, riesci a passare. Allora. Vediamo se ho capito come funziona. Come tanto. È terreno difficile, vero? Sì. Federico, allora mi sa che non mi posso muovere comunque. Vedi che non hai fatto nessuna azione? Lo so. Perché non ti puoi muovere? È perché c'ho praticamente 1,5 metri di movimento. Bene. Quindi arrivo qui col doppio movimento. Ma no, scusami, tu ti muovi in totale di 30, devi su 2,15, fai 3 caselle. Che fai? Tesoro. Perdi 2 metri? Tesoro, sono zoppo e c'ho l'armatura media. Vado a 4 metri. Muovi a 4,5. Quindi muovi 10? Muovo 15 e qui dentro muovo fondamentalmente 5. Ma siccome fai 30 feet in totale diviso 2 15 fai dopo. No, non hai capito, io faccio 4 metri e mezzo.
per base. Benissimo. Per due movimenti sarebbe 30, quindi sarebbe in totale 15, giusto? Sì. Nel senso, puoi fare tre caselle con un doppio movimento. Esci fuori. Ah, sì, vabbè, sì. Sì. Hai usato una standard per muoverti tutto qua. Sì, 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 non facevo 100 ancora un movimento nel caso il fermo 3 e mezzo. No, no. No, no, ho finito. Ho finito. Ha finito lì. Quello è tutto il mio round. Prego. Cerco di liberarmi anch'io. Provo a muovermi. Cos'è, un riflessi? Sì. No, devi fare la prova. No, devi liberarti, quindi o attacchi o CMD o CMB o Escape Artist. Il lupo hai detto 4, Andre? CMB. Il lupo 4, sì. O attacchi? No, no, non attacco. Bello, ora vabbè. Niente, non riesci. Il lupo sì. Puoi riprovare, Deb? Sì. Ora ci riprovo, un attimo. Intanto il lupo si leva dalle palle. Riflessi. E va qua. Ah, che cazzo. Un attimo. Riflessi. Dove sei? Eccolo. E io ci riprovo. 11 non credo che basti. No, non credo nemmeno io. Eh? No, sì, infatti. E niente, intanglato. Ha fatto un metro e mezzo, quindi è qua. Entro io di iniziativa. Solo un metro e mezzo fa il lupo? Sì, perché ogni volta che tu ti liberi, fai un metro e mezzo dentro, devi tirare i riflessi di nuovo, perché sennò ti ripiglia. Ha sbagliato il riflesso. È una trappola, di fatto. Allora, infatti. Entro io adesso di iniziativa, prima che agisca il qualunque cosa sia. Arrivo qui e mentre mi incazzo con Thorfinn. Povero Thorfinn, non ha fatto. Poveraccio. Estraggo rapidamente le bacchette, le inizio a tamburellare e dico: Thorfinn, esci via di lì. E mi preparo a fare un save in finale sul veleno che starà per ucciderlo. Non è intanglato? Sei intanglato? No, lui no. Comunque, esci di lì, Thorfinn. Quindi Raging Song? Sì. Grazie. Quindi, oh, yes, i Grit è ancora intanglata, il lupo è intanglato, Thorfinn no, giusto? Sì, esatto. Hai un attacco d'opportunità, Thorfinn. Oh yeah, baby. Vabbè. Mamma mia. Ok. Descrivila a te. Vedete una scena decisamente molto bene. Vedete di nuovo la figura arrampicante che sale su per tirare gli aculei a Ygritte e al lupo. Quando tira sul braccio, lascia di Thorfinn, la taglia dritta in due, fino ad arrivare a terra e a piantarsi un buon 20 cm nel terreccio. Che insieme scaviamo profondo. Vedete i rampicanti che cadono giù, aperti in due come un melone, che cominciano a divincolarsi in maniera convulsa, fino a che non smettono di muoversi e ricominciano a rinsecchire violentemente, fino a rivelare un cadavere sotto qui. E mentre, dato che sono in rage, non toccare Grit! Oh! Hai inviolentato il cadavere, perfetto. No, il poveraccio. Ok. Niente, è finito. Non siamo più. Niente, è finito l'entangle, è finito il fight. Ah. Ok.
Quindi c'è un cadavere lì? C'è un cadavere. Vado ad esaminare. Sembra stranamente vivo. No, vivo. La carne vi aspettereste ben sia conservato. Più. Esatto, è ben conservato. Però vedete che dalla schiena ci sono dei buchi di uscita dei rampicanti. Quindi, molto probabilmente è stata anche lei infettata. Come stava provando a venire infettata in grit. Lasciatela stare, vero Corrigan? Lasciatela stare. Non lo so, a voi sembra il caso di continuare qui. Perché? Perché non dovremmo. Lo sapete perché quella creatura ci ha attaccato, vero? Perché è stata attaccata perché per prima. Tu, Thorfinn, è attaccata per prima. Io non l'ho attaccata. Sì. Mi sono semplicemente avvicinato e lei ha deciso di attaccare. No, no. Lei ti ha semplicemente intralciato i piedi. Potevi anche far finta di nulla, senza metterti a spazzare con l'ash. L'unica risposta. Hai capito bene la strategia, no? Prima ti afferra i piedi e poi ti inietta la culeo. A me sembra che tu l'unica cosa che sai fare è minare l'ash. Non pensi, devi pensare di più. Senti. Forse questo giro Corrigan ha ragione. Se, leva pure il forza. Tirate natura, chi ce l'ha? Ce l'ho. La tiro immediatamente. Dado, le vostre conoscenze mi daranno ragione. Maledetti. Non hai vinto però. Ok, vai Namoin. Bravo, vai. In realtà è una creatura proprio tipicamente così, è una trappola. Prima intrappola gli avversari nelle sue spire e poi inietta i suoi aculei per ucciderli e divorarli e digerirli. Quindi sì, il fatto è che molto probabilmente a seguito del fatto di essere stato intrappolato dai piedi, Thorfinn sarebbe stato attaccato esattamente come Ygritte, anche se non avesse alzato l'ascia. Tuttavia, Valamone, lo dici questo? Dai, volete fare i figli di puttana? Sì, sì. Volete fare i figli di puttana? Io non lo so, io sono convinto di quello che ho detto. Beh, tu hai fatto sei fatto più di me. No, io non lo... Io quella è la tempra. Io non ho conoscenza. No, ok. Beh, Valamone, allora sta a te di decidere se dirlo o no. Guarda, non potevi fare altro in questa occasione, ma mostrare un po' più di rispetto in futuro sarebbe più adeguato. Rispetto, questa stronza mi stava per attaccare. Avete visto come ha fatto la povera Ygritte? Hai visto che a me non ha attaccato, eppure ero esattamente lì insieme ai Grit e a Lild? Perché tu non eri bloccato, quindi era un bersaglio più difficile. Ovvio che vada colpo sicuro. Ma invece di discutere sul niente, possiamo come continuare o andare via? E infatti, andiamo. Datemi un paio di momenti. Per non saper né leggere né scrivere, controllo se qualcuno è comunque rimasto avvelenato. C'ho detect poison. No. Io nel mentre controllo il cadavere se ha qualche possedimento. Ok. Giri il cadavere e vedi che la parte sotto, cioè, è abbastanza brutta la cosa che vedi, nel senso che da dietro il cadavere aveva i capelli, eccetera, la schiena nuda e questi buchi sulla schiena da cui uscivano i rampicanti. Appena la giri, vedi che tutto il sotto del suo corpo è tutto ricoperto da minuscole radicelle che si muovono in maniera come se fossero dei vermi. E era raccapricciante, veramente terribile, però non sembra avere niente addosso. Io sollevo il cadavere, lo faccio vedere agli altri e dico: siete davvero sicuri
Se non vuoi neanche dirmi grazie per non avermi fatto ridurre così. Thorfinn, basta. Andiamo avanti. Comunque quel poveraccio era stato un aggressivo come te. Bravo Thorfinn, hai ragione. Avevi ragione. Possiamo andare adesso? Anche il cadavere si sta comunque rinsecchendo piano piano. Molto più lentamente rispetto alle appendici. Però si sta, si sta rinsecchendo anche quello. Thorfinn va avanti, ma ha le palle molto girate. Ok. È in range naturale adesso. E io sto dietro a Thorfinn. Dove è? Eccolo. Ariel va per ultimo. Vai. Ti aiuto e non dicono grazie. Sempre ricoverare, sempre ricoverare. Ci sono cose più importanti per cui incazzarsi. Come si dice in taverna, fate il proprio col cuore chiaro. Thorfinn, basta. Il vento vi porta una lieve risata femminile. E Mara, poi sussurro all'orecchio. Non so, sulla spalla di chi è? Adesso è sulla tua. No. Sulla mia? Sì. Dico, beh, Mara, voi dovresti parlare un po' con Thorfinn. È ancora troppo un ragazzino. E voi dovreste essere più giusti con lui. Io ero convinto di quello che dicevano, stavo mettendo. Allora dovresti ammettere i tuoi sbagli. Tieni presente che io non ho idea di che quale sia la verità al momento, eh. Però effettivamente lui ha messo fine alla messo fine alla minaccia. Il fatto è quello, il resto sono fantasie. Hai ragione. Però non può comportarsi come un ragazzino, anche se ha ragione. Ci penseranno gli eventi a metterlo a posto. Quando sbaglierà se ne accorgerà. Fino a quel momento è giusto dare a lui il beneficio del dubbio, e in questo caso la gloria che merita chi ha vinto, chi ha liberato un'amica. Tocco la spalla di Thorfinn mentre avanza, gli dico di sussurro: comunque grazie di aver eliminato quella creatura. Non è stato niente. Comunque il tuo ringraziamento adesso non mi fa piacere. Thorfinn, giro la faccia, sto arrossendo tantissimo. c'ha le sbarrette così. Ok. Bemara salta sulla spalla di Vainamoinen. Tra l'altro vedete che fa dei salti lunghissimi, non capite che cazzo. Non mi stupisce. Cioè, si aiuta con la lancia come se fosse tipo il salto con l'asta. Boing. E salta sulla roba di Vainamoinen. C'è la lacrimuccia, Thorfinn? No, c'ho sonno. Okay. E niente, dai, avanza un po'. Su, no, andiamo, e andiamo avanti. Come un vero eroe. Thorfinn, la mano con cui scrivi. Sì. La mano con cui scrivi. Ah sì, scusami. No, hai ragione. Scrivere? Cosa vuol dire scrivere? È un metodo di comunicazione. Si tracciano dei segni su. In fondo a questo vicolo cieco c'è un singolo fiore rosso. Ok. Vai là. È alto. Dimmi. Circa. Assolutamente, continua con te. È alto circa 30 cm con 5 petali rossi. E il centro. Il centro del fiore è stranamente nero con delle bordature bianche. Diciamo che non è che ti dà proprio un'impressione di essere proprio un fiore di quelli da cogliere da mettere tra i capelli, ecco. Sì. It's time to check natura! Io ho visto il casino di prima, non mi avvicinerei. Vabbè. Domanda, è velenoso? Hai fatto natura? No, c'ho detect poison sempre. Ah no, sì.
Intanto tira ce l'ho e vedi che ha una potente aura velenosa, sì. Ah, sì, ok, bene. Bene. Allora, guarda. Allora io andrei. Il tuo sistema però comunque lì li avviso. Allora, hai detto tira natura, tiro natura, tiro natura. Dov'è? Qui. Non lo riconosci. Ottimo. È esattamente un fiore che non ho idea di cosa sia, ma è estremamente velenoso. Ti rendo conto che è molto raro, potrebbe anche essere molto prezioso in realtà. Ma tipo fuori gioco è come se fosse un fiore esotico e noi siamo in mezzo alla neve, una roba del genere. È tipo un fiore tropicale. Guarda lo schermo, guarda lo schermo. Aspetta, guardo lo schermo. Boh. Che c'è sullo schermo? Boh. I don't know. Io. Ottimo. Ah, ok. Cioè, senti una cosa. Non sapete, tu vedi del veleno potente. Ma intendo dire. Senti, siccome Detect Poison mi permette, ti posso fare una prova per stabilire il tipo di veleno, cioè che veleno è, cosa fa. Mm-hmm. Allora, dovresti tirare Craft Alchemy, mi pare, o natura. Esatto. Ho una prova di saggezza o Alchemy se ce l'ho. Ah, fantastico. E avendocela ci diventi. Allora, così è un potente veleno paralizzante. Che però qui non si trova. Cioè, sai che esiste, che alcuni mercanti lo portano, generalmente dalle grandi città. Ma non esiste qui come pianta in forma naturale. Forma selvatica, sì. E sai che si estrae da una pianta che è fatta in quel modo lì. E ti rendi conto che non è una creatura come quella che avete sconfitto, ma è semplicemente un fiore. Sì, però è in gestione. Esatto. È in gestione. Oh, perfetto. Ce lo possiamo dire. Potrebbe essere interessante portarlo, ma siccome la foresta non desidera essere toccata, non so se direi che sarebbe saggio che tu lo lasciassi lì. Facciamo così, arriviamo che mi fondo sul labirinto. Arriviamo che mi fondo sul labirinto. In base a cosa troviamo, decidiamo se sulla strada del ritorno tirarlo su o no. Io lascerei perdere, anche perché usare il veleno non è molto onorevole. Beh, venderlo però sì. Le schegge non sono onorevoli. No, ma non so neanche se le schegge lo sentirebbero il veleno. Più che altro avercelo con noi porterebbe tentazione di gente malvagia a utilizzarlo con altre, su altri umani, non sulle schegge. Questo è un altro discorso. Comunque proseguiamo. Però Vainamoinen, ti ricordo che dalle schegge c'è nata anche Bemara, eh? Fa così con le dita. No, vai, no. Come fa? Fa così con le dita. Ma lei è stata creata a partire da una scheggia, non è una scheggia. Ma secondo te la magia che l'ha in qualche modo generata, che l'ha resa viva, qual è stata? Scusa. Secondo me non è la stessa delle schegge, questo è sicuro. Sono abbastanza d'accordo con Corrigan. Non potrà mai essere affine a quelli mostri. Ma voi non le conoscete esattamente come non le conosco io, quindi non so con che cosa riuscite a dire una cosa del genere, ecco. Ho basandovi su cosa. Una brava persona. Questo mi basta. Mettiamola così, non ha cercato di ucciderci e questo già la pone in vantaggio rispetto alle schegge. Aspetta un attimo, Andrea, la mappa è confusa, qui non si capisce. Cioè, c'è un passaggio lì dove sono io, a destra? Sì. E non, è un po' tutto nero, non si capisce bene. Io prima. Sì, ma poi finisce lì? Esaurisce così. Aspetta, che mi si è incasinato tutto. Non hai la possibilità di mettere di nuovo la visione. No, perché non è una questione di luce. È uno spazio infinito, dovrebbe farsi a mano tutti i muri della. Devo rifare tutti i muri del coso a mano. Non ho avuto tempo, quindi.
Vedete adesso, sì? Sì. Sì. Comunque un vicolo cieco, quello dove siamo noi adesso, no? Sì. Sì. Okay. Vai, Torfi. Andiamo. Vai, vai a destra, no? Ok. Quella è la sinistra, Torfi? Dall'altra parte, Torfi. Dall'altra parte. Torfi, dietro. No. Mi confondete le idee. Ah, noi. Da qui, da di là. Ah. Okay. Non potete semplicemente indicare col dito, invece di dire... Allora, sì, ma se tu stai andando avanti, come fai a vedere il dito dietro la tua schiena? Arrivati a destra... Me lo mettete i diti fianco alla spalla. Arrivati al punto dove siete adesso, alla vostra destra ci sono due campi di fiori, bellissimi, di un colore blu molto intenso. Sono fittissimi, sono tipo dei letti di fiori, molto belli. Io mi fido. Per fortuna non ho saggezza 8. Io andiamo. Questa volta però tocco la spada di Venemonem e gli do la mia guida per fare la prova. La farei anch'io, in realtà. No, cazzo dico, non c'ho guida, sono stupido. Ma ce l'ho io. Ho un altro personaggio, mi sono confuso. Dovrei avercelo io, mi guido da me. Sono fiori. Semplicissimi fiori. Colgo un fiore con mano magica e lo deposito tra i capelli di Grillo. Come siamo romantici. Il vento che espira, che vi ha portato messaggi e odori e minacce anche, porta una nuova risata e un profumo molto dolce di fiori appena sbocciati. Questo per te è bellissima, ragazza mia. Almeno qualcosa che non sia pericoloso o velenoso. E guarda, grazie. Insomma, almeno un fiore che non sia velenoso guardando te. Come si cancellano gli scarabocchi qui su Roll20? L'hai fatto tu? Sì. Ho cancellato anche la gente. Anche me, te stesso, Grip. No, io ci sono. Sono lì. Prendo a due mani una manciata di fiori e lo porto anche a Grip. Però sia ben chiaro, Deborah, il tono non è di uno che si sta provando, è proprio molto paterno. Ma sì, ma era scontato, Mirto. Il mio è tanto tono di uno che è geloso, ma non si dà amore paterno altro. C'è Bemara che fischietta un multivetto. Andiamo. Lei sembra tranquillissima. Ma io finché Bemara è tranquilla. Andiamo. Da che parte? Di Grit, porco Duda, sto puntando la mezz'ora, per favore. Non ho capito niente. Thorfinn, dai. Thorfinn, vai avanti, prosegui per Grit è scappato sempre dal panico. Scappando dai fiori di Torfi. Esatto. Dai, cadere i fiori molto tristemente, vado avanti trascinando i piedi. Mamma mia, che bambinone che sei, Torfin. Perché ha accettato il suo fiore, il mio no? Ma sì, dai, che l'ho accettato. Stiamo facendo dei ragazzini, avanti, su. Mamma mia. Peggio della festa delle medie. Thorfinn, ma... Porca miseria... Vado avanti io, ho capito. La festa ti è un concetto troppo complicato. No, vado avanti io. Via, levati. Dai. Vainamoinen, poverino, andate piano perché non ce la fa. Ah, vi raggiungo. Ma non è il caso che tu resti troppo indietro. Allora, qua, in questo anfratto qui. Quello di sopra o quello di destra? Questo qua. Destra. Vedete che c'è una strana pianta che sembra una specie di grossa... una grossa bottiglia di legno. Con delle foglie sulla sommità.
che mi risulta essere? È una... anche questa è una pianta esotica che tu hai visto soltanto sui libri. È molto comune in realtà, ma non di questo... non di questo posto. Di questa zona. Cioè, nel senso, è comune perché è stata descritta come comune in questi manoscritti che non si sa dove cazzo arrivino. Però sicuramente non sono però hai visto manoscritti il disegno della lì sopra di queste strane piante, certo. Sono, questi sono manoscritti che spesso sono stati considerati, fammi dire, apocrifi, nel senso che, voglio dire, nessuno li ha mai visti queste cose, quindi sono tipo considerati dei testi di fantasia quasi favole. Però l'hai riconosciuto, e anche l'altro anche l'altro fiore compariva in uno di questi manoscritti. Curioso, qui è pieno di rarità. Vi piace il mio giardino botanico? La voce, la voce portata dal vento. Molto bello, anche se forse è un po' pericoloso. Tutta la natura è pericolosa. Non esiste una natura innocua. Anche gli stessi fiorellini che avete colto con così tanta gioia si nutrono dei morti all'interno della terra. Mi risulta essere il ciclo della vita. Lo è, solo che tu sei grande e lo percepisci diversamente. Beh, in fondo io sono anche tu sei più grande? Veloce. Perché tu cosa sei? No, io penso che vi ricordiate di me. Dove si può parlare faccia a faccia? Sei per caso un lupo con tre orecchini dorati? Oh, non sono un lupo. O lo eri, lo sei stato. Beh, in qualche momento probabilmente sono stata un lupo. Una lei? Temo che... sì, ha già detto di essere una lei. Temo però che la tua... non riconosco la voce. Prima che dico qualche cazzata. E Andre? No, non ti sembra... non ti sembra la stessa voce che aveva il lupo, però voglio dire, era la voce di un lupo, quindi sa cazzo. Sì, no, ha la voce viene da cane. In generale, la voce non mi è familiare, non è una voce che conosco. Allora vi faccio, chiedo scusa, ma temo di non riconoscere questa voce, quindi... Oh, i miei figli. I miei figli e i miei fratelli hanno gradito molto il vostro dono. Beh, questo vi ha invitato a casa mia. Capisco. E allora quella quella creatura di alcune spine che cacciava, anche lei? Non è una trappola, è una creatura come tutte le altre, solo che a non conoscerla probabilmente sarebbe stata mortale, o sicuramente se qualcuno di voi fosse stato così stupido da prendere il fiore rosso e mangiarlo probabilmente sarebbe morto, ma non è colpa del fiore. No. Certo che non è colpa del fiore, la differenza la fa l'intelligenza delle creature, però chi può scegliere cosa fare non è semplicemente vittima del ciclo della natura, può cambiare o no? È la realtà delle cose. Non credo che quella creatura rampicante fosse inerentemente cattiva, penso che cercasse solo di sopravvivere. Esatto. Beh, diciamo così, noi allora siamo creature intelligenti, stiamo parlando, e per sopravvivere possiamo scegliere di farlo in tanti modi. Ne sono alcuni che non prevedono la sofferenza degli altri, io preferisco quello. È un buon proposito, però la sofferenza è parte della vita. Già, e alla fine anche noi saremo concime. Esatto. Tutto. Perché non ti fai vedere? Sono curiosa di vederti. Quando arriverete al centro, allora mi vedrete. È un gioco per te questo. Voglio solo farvi vedere casa mia, e sono sicura che se vi aprissi semplicemente la strada non ne vedreste nemmeno metà. Sarebbe un peccato. D'altronde Corrigan non c'è stato fatto alcun male. No, è stato solamente incidentale quello che ci è successo. Io proseguo, ho voglia di arrivare nel... Io taglio l'oscurità che ho di fronte. Possiamo chiamarti con un nome? Almeno così. Il mio nome è Alevrin. Alevrin. Allora accetto la tua visita, anzi la tua ospitalità.
Sono curioso di vedere anch'io questo dominio così particolare. Siete affamati? E poi... Sì. Francamente, dopo tutta questa neve, per anni, non vederla per un po' è strano e rinfrescante insieme. È una musica diversa che mancava. Qui davanti cresce improvvisamente una pianta con delle bacche incredibilmente colorate. Sono rosse, grosse così. Grosse come un pugno. E tirate Spellcraft. Ma posso farti una domanda? Rob, cioè, se tu intenzionalmente che non vai a destra, oppure non lo so, oppure è perché non... proprio non ce la fai. Non ce la fai. Finalmente sono torti. Sì, ma c'è un limite alla stupidità, capisci? Cioè, andare a destra è molto semplice. Dall'inizio la sta seguendo Beren. Dall'inizio. C'è un limite alla stupidità, hai ragione. Ancora non l'abbiamo toccato, però. Ti leggo un pezzo di stoffa sul polso destro. Questa è la destra. Comunque lì in mezzo è cresciuto questo arbusto con questi frutti incredibilmente rossi e belli. Avril, e questi invece si possono mangiare? Sono buoni? Io non ne capisco molto di queste cose, non vorrei mai prendere qualcosa di... Vediamo. Tenderei a fidarmi. Ve lo sto offrendo, non è velenoso per voi. E allora? Ma per amore non si fida. Sì, è good berries. Sì, no, no. Io sì, lo so. Vabbè, questo è grazie per dire, l'ha individuato. Quindi. No, l'avete sì. Individuato facilmente con Spellcraft. Sì, sì, sì. Io mangio. E vabbè, anzi, come per l'effetto di Good Berries venite curati, insomma. Io non uso lo Detect Magic, mi fido, e lo mangio. No, è automatico, lo Spellcraft, tu vedi un effetto magico e subito la tua mente lo identifica, non lo devi fare apposta. Mm-mm. È una cosa automatica. Quindi... Di qua ti prendi da qualche parte? Sì, sì, scusate, non l'ho soltanto, non l'ho... Senti, ma mentre Torfi va avanti da solo e mi sta facendo incazzare, porca la madonna, scusate, non le bestemmie, no... Qui a destra c'è qualcosa? Niente, soltanto vicoli ciechi. Ok. Indovina un po' cosa fa Beren. Qui deve essere la strada giusta. Eh? Ah, trova sempre Beren. È la sua ascia. Continuate a camminare. Scusate però, no, questo mi sa che è metà gioco, perché noi siamo nel labirinto e non lo sappiamo. Però siamo effettivamente a un passo dal centro, però non è noi. Fammi survival. Vuoi che taglio questo siepe? Potete farmi survival? Ma io in realtà... Allora... Io in realtà non ho fretta di arrivare al centro, cioè mi piace anche vedere quello che c'è qui dentro. No, io più che altro survival te lo farei per cioè capire se riesco ancora a orientarmi. Vai, cioè fate. Trovare la strada del ritorno, non per altro. Col cazzo. Scherzavo. Allora, Corrigan e Vainamoinen, per voi siete in Australia, cioè proprio nel continente di Australia, in un posto... Sì, l'ho letto nei libri dove c'erano anche quelle piante. Raga, secondo me siamo proprio là, siamo usciti. Esatto. Invece Grit si rende conto che in un ipotetico, per com'è la curvatura che avete visto della... Gatto! Per com'è la curvatura delle siepi... Per come avete fatto la strada e per com'è la curvatura adesso, siete molto vicini al centro. I Grit se ne rende conto. Ma non glielo dico perché a me sta piacendo quello che sto vedendo. Quindi... Posso scalare una siepe? Prova. No. Ma no, dai. Sto scherzando. Guarda, sei stato bravo, hai salvato la vita ai Grit e a Arild. Ma non è che devo morire sempre, cioè, nel senso.
Beh, insomma, quella cosa ti stava comunque attaccando, sì, cioè, ma non è che è morta, attesa. Ha aiutato, è dritta, adesso però basta, per favore. Lo so che sei un bravo ragazzo, non devi dimostrarci ogni volta che sei capace. Da che parte andate? Sinistra. Che muovete, muovete. Quindi, okay. perdiamo completamente il labirinto. Perché sì? Ha deciso il grit. Adesso siamo in due a voler andare. Ah, va bene. Sì, in realtà ho detto così a sentimento. Poi no, magari vabbè, bello, sì. Può sempre. Sì, perché abbiamo la mappa in realtà. Solo per quello, però, Però State guardando la mappa dallo stream, siete delle merde. No, io no. No, assolutamente. Perché vediamo la nostra mappa. Ah, ok. Se noi non avessimo la mappa, con la sopravvivenza che ho fatto io, potremmo essere ovunque. Esatto. Cioè, quindi per me tenere la destra è tipo l'unica ancora di salvezza. Esatto. Mette l'angoscia dei ragazzini che vanno a caso. Tutto qui. Io ti guardo la mappa e installo la gara, madonna. Qua. C'è una pianta carnosa di colore viola. Bella, bella. Comunque ti conviene, Andre, utilizzare per queste situazioni il Polygon Reveal. Sì, lo so, ma mi rompe il cazzo perché devo fare tutto il Polygon di minchia e ogni volta... Perché se tu dovessi, dal nostro prospettiva di giocatori, la mappa è un po' incasinata. Sì. Inguardabile. Mi spiace. Senti, vai tranquillo. Ma... A me. Dicevo questa pianta qui. Sì. Mi risulta velenosa? No. Fai la sua natura. Ti ricordo, ci ho sempre detto è poison, quindi... Non è poison, non è velenosa. Non è velenosa e penso anche di conoscerla piuttosto bene. È una pianta che si chiama goccia di sangue. E serve per curare, di fatto. Serve a ristorare il sangue perso. Le persone che hanno perso tanto sangue. Sì, è una pianta abbastanza costosa, in realtà. Mi prendo un appunto e proseguo, perché per ora comunque non tocco niente. Non voglio. Ma animali non ce ne sono? Perché no, abbiamo visto un sacco di piante. Solo piante. Da che parte andate? Di qua non c'è più nulla. E andrai in su. Seguo la gente. Aspetta che. No, io a questo punto mi metto dietro con Corrigan e faccio il vecchio con i cantieri. Guardando i ragazzini. sti giovani d'oggi. Trovo le spalle, dico. Beata gioventù. Beata gioventù, sì. E me ne sto qualche passo indietro con Vainamone o osservare la natura, facendo il vecchio. Sì, a sto punto... Cioè, nel senso, io veramente mi sto godendo la passeggiata. Ma in realtà è talmente affascinante che... Cioè, io... Mi sto frustrando. Sempre con un filo di attenzione, però... Perché, sai, se a me è cosa incontro... Dato che non è in grado di orientarsi bene, è un po' in ansia, quindi per cosa reagisce così male? Siete arrivati dall'altra parte del labirinto. Qua c'è uno sbocco, per caso, no? Che non si vede con questa letteratura. No, dico cieco qua. Sì. Ok. Allora qua c'è un'apertura, se volete. Dove? Dove c'è l'apertura? Qua. Qua è appena liberato qualcosina. Ah, qui, no. Vabbè. Me la godo anch'io, faccio una passeggiata. Prendo braccetto, sì. Vainamone e non l'aiuto. Esatto. È un po' dopo, sarà il bastone della mia vecchiaia. Ma va. Guarda, sti vecchietti che non hanno un cazzo da fare la mattina, sono pure più grande di te, li faccio. Solo che non sono. Vabbè, ma io son vecchio nel fisico. E sono stato un po' sfortunato, ma alla fine si compensa tutto. C'è una strana montagnetta in mezzo a questa piccola radura. Montagnetta di che? Una montagnetta sembra di terra. Sul quale crescono otto fiori che si inarcano verso il basso. Un po' come i narcisi. Mi avvicino un po'. Potrebbe essere una sorta di
tumulo o qualcosa del genere. Tira natura. Io faccio natura, scherzi. Io naturavo da quando mi devo fare la macro per natura. Non sai cosa siano e non sono velenosi. Curioso. Cioè ci sono solo questi, cioè questi otto fiori che si abbassano così dal sì. Su questa montagnetta semisferica, e tra l'altro è abbastanza sì. regolare. Curioso, molto curioso. Questo è stato così a occhio, quasi sicuramente fatto apposta così. Però, ma sai, credo che non sia fatto apposta, è semplicemente la natura che si organizza da sola, affascinante. Mi avvicino, come questa disposizione geometrica mi fa immaginare come se questa montagnetta avesse, non lo so, un ganglio di qualche sua musica particolare che la ordinasse. E provo a sentirla, se sento qualcosa. Quanto ti avvicini? Mi metto accanto, senza toccarle però. Ok, tira riflessi. Ciao vecchi, vi saluto. Beh, avete fatto il vostro tempo. Ciao. CA? No, non ti ha preso. Vedi una delle campanule pendule che ci sono lì. Si alza verso di te e scatta in avanti come per morderti. E poi ritorna pendula. Non ti faccio tirare l'iniziativa perché non è che si muove, però. Io faccio tipo mezzo salto perché c'ho la metà di due gambe. Faccio un mezzo salto indietro e tiro per un braccio Corrigan. Tutto dato, bene? Dato che Thorfinn non c'è, tiro una mazzolata per piegare la campana a metà e poi riprendo il pegno. Corrigan! Mi stava mangiando. Per un momento, per un attimo l'estate, e poi tranquillo ripone la sua, il suo bastone dietro la schiena. Ma lo, cioè lo fai in... L'ho sentito. È un vero tiro per colpire? No, è un gesto di stizza. Verso la montagnetta di terra. Vedi, quando avvicini arrivo. Quando dai il colpo con il mazzuolo, vedi tutte le altre sette delle campanule che attaccano al tuo mazzuolo e tipo cercano di morderlo. Ma sono tipo più simpatiche che mortali, ecco. Immagini che si predino piccoli animali o qualcosa del genere. Sì, immagino come quasi che sono intelligenti, immagino che io fosse una prova di intimidire quella, per capirci. Poi ovviamente... dubito che abbia effetto, però era quella l'intenzione. Ah, peccato! Sì, comunque te ne sei accorto. Hai sentito che ha tirato... Sei un metagamer ridicolo, eri tipo dall'altra parte, eri qua! Ti sei avvicinato, poi tiro percezione! Vabbè. No, ero da qua, ho tirato percezione, ma hai detto che l'ho sentito. Sì, è vero, l'ha tirato prima. Dai, ragazzi, su. No, comunque... con 24 l'ha sentito anche da dove era prima. Io l'ho visto da qua. Comunque. Sì. Era quando era lì. Corrigan, devi stare più calmo. Appunto, cioè, con queste tu bravate da ragazzino. Vi è piaciuta quella pianta? Non ti pericolo per niente. È curiosa. Si chiama Teschio del Morto. Ah. Ha un grosso bulbo sottoterra che assomiglia a un teschio umano. E quelli sono dei buffi capelli che gli escono fuori. E immagino che si nutra di insetti e cose del genere. Sì, è come una pianta carnivora, niente di che. Certo, se ti avvicini troppo ti lascia dei bei segni. Motivo per cui cerco di evitare di avvicinarmi troppo a quello che non conosco, se non è necessario. A quanto pare qui la natura ha una certa propensione
a essere pericolosa. C'è un altro bellissimo campo di fiori blu. Belli, anche questi belli. Come quelli di prima? Sembrano gli stessi. Ok. Resto alla larghissima. Sì, basta fiori. Oddio. No, io controllo solo se sono velenosi e passo oltre. No, non sono velenosi. Thorfinn dà anch'io. Mi fermo qualche istante a guardarli, giusto per il puro piacere che deriva dal contemplare queste cose, cioè la bellezza. Oh! Ti ha pregato, non c'è. Al centro, vedete, una strana figura. È una donna, evidentemente. Ha le orecchie come un elfo, solo che voi gli elfi non li avete mai visti. Vabbè, quindi ha le orecchie, allungate verso il dietro, soltanto che dove c'è il lobo dell'orecchio e sulla parte bassa sembra essere coperto di una specie di strana corteccia. Sulla parte superiore invece dell'orecchio destro ha tre orecchini d'oro circolari. Ecco come fanno a starci tra orecchini, perché ha le orecchie lunghe. Vedete lo che dico senza cattiveria razziale. Gli occhi di questa strana donna sono senza iridi, senza pupilla, senza sclerotica. Sono due sfere che sembrano di legno lucido all'interno dell'orbita. Ed sono tutte venate come la radica. Non avete mai visto niente del genere. Avete come l'impressione che lei stessa sia una pianta. Benvenuti. Per favore. Scusa? No. Come che ho detto prima? Non mi ricordo più. Aridril. Aridril. Brava che c'è. Alevrin, giusto? Sì. Sì, l'ho segnato. Ok, grazie. Nomi degli NPC. Quindi tu sei Ascoli. Non ho capito. Rob, pianta, devi fare il pirla, dai, cazzo. Cattiveria. Benvenuti. Vedo che vi siete districati nella mia casa. Abbiamo fatto il possibile. È un piacere conoscerti finalmente. Io sono un attimo così sulle mie. La natura qui ha come la tendenza a essere alquanto aggressiva e pericolosa. Lei sorride in maniera amabile, soltanto che i suoi occhi, essendo di legno, sono perfettamente inespressivi. E la cosa ti turba parecchio. Immagino. Io avrei una cosa da chiederti, ma questa macchia di foresta l'hai resa tu visibile a noi? O c'è sempre stata? No, in realtà c'è sempre stata. Solo che alcuni la vedono, alcuni no. E perché noi? E perché noi sì? Perché volevo farvela vedere. Allora, ecco. Allora aveva ragione Grit, ce l'hai mostrata. Solo così per ringraziarvi del vostro così gentile regalo che avete fatto a me e ai miei fratelli. E vedete che fa un non gesto. Abbiamo fatto niente. Vedete che fa un gesto con le mani e dalle siepi emergono i lupi bianchi. In realtà non ha molto senso, non c'era niente lì, cioè ci siete passati poco prima. Quindi in realtà capite che tutto il posto è sotto il suo controllo in qualche modo. Certo. Attendete per sempre. Certo, percepivo da quando ero bambino. Spero per te. Non è così scontato. Cioè, cacciato dal suo territorio, quando gli abbiamo portato le carcasse dell'interiora, e adesso è subito a casa sua. Perché la madonna, 24 lui. Siamo solo noi e non ci sono tutti gli altri umani. Forse è quello. Beh, non posso certo sapere se chi invade
il mio territorio abbia delle buone intenzioni da subito. Voi vi siete rivelati dei buoni ospiti, perché avete concesso a chi vi stava minacciando un dono. Io piuttosto per aver reagito così male nei confronti di questo bosco, ma io labirinto, siepe, io non ho mai visto niente di simile, mi ha messo un attimo a disagio. Ci sono cose che qui non ci sono. Comunque, ah, notate, scusate, Vainamoine, certo, sì. Perception, Thorfinn è il 14. Sì, Thorfinn 14. Allora solo Vainamoinen e il lupo, però non te lo può comunicare, vabbè. Vabbè, oh, lo percepisce però lui. Vainamoinen, ti accorgi che i suoi piedi sono radicati nel terreno. Ha questa veste, ah scusate, addosso ha una veste fatta di foglie che alla, alla prima impressione sembra semplicemente un vestito molto esotico fatto di un tessuto particolare. In realtà ti rendi conto che sono foglie che crescono dal suo corpo e i suoi piedi sono radicati nella terra. È una pianta, è una vera pianta. Ma tu esattamente cosa sei? Io sono l'antico di questo luogo. L'antico? È una cosa che abbiamo già sentito dire degli antichi. Tirate natura o storia? Storia, alleluia! Più 4. Vabbè, niente di male, ti ricordo. 3. Teo, piantala! Allora, Ygritte. Allora, Ygritte e Vainamoinen, voi sapete che, sapete, avete letto che le foreste più importanti o le foreste più grandi creano o si creano intorno alla figura dell'antico della foresta, che è un essere primigeno, fortissimo, antichissimo, o queste comunque sono le leggende, capace di comandare l'intera foresta al suo dominio. E non sono figure né buone né cattive, generalmente sono figure neutrali che stanno lì a, diciamo, a soprassiedere al buon andamento dei cicli della vita. Una sorta di custodi. Una sorta di custodi, sì. L'antico? Ah, è storia. Sì, aspetta, storia. Corrigan. Tu conosci una ballata su un antico, che però è l'antico della foresta dei fauni neri, che è dell'altra foresta, quella grande in mezzo al centro. Sì. Oh, no. Io non so esattamente che cosa tu sia, ma ho sentito una strofa in una canzone che parla di voi, degli antichi. Se vuoi posso provare a cantartela. Tira performance. La musica che esce dalla gola di Corrigan evoca subito, immediatamente, la figura di questo antico che fino a quel momento, prima che voi riusciste a dargli un corpo, una figura a cui associare questo nome, poteva essere qualsiasi cosa, da un vecchio
fino a un albero o figurativamente lo spirito stesso della foresta. Quando lui comincia a cantare, vedete l'antico che avete davanti rabbuiarsi in viso, in qualche modo sembra essere livorosa, perché quella canzone sta rievocando qualche tipo di ricordo o qualche tipo di sensazione che evidentemente non è positiva. E lei annuisce tristemente, dice: quell'antico di cui tu, quando finisce la canzone ovviamente, non ti interrompe, sembra molto rispettosa. Sono una strofa, è quella relativa a loro. Se ti interrompi, lei sembra conoscere la canzone, quindi ti dice di andare avanti, di cantarla tutta. Quando finisce appunto di cantare, lei dice: quell'antico non esiste più, è diventato qualcos'altro. Ma la foresta esiste ancora? Oh sì, la foresta esiste ancora, ma non è più quella che era tantissimo tempo fa. È rigogliosa, certo, ma è rigogliosa in quel modo che non preserva la vera neutralità della natura, che chi è debole muore per poter dare da mangiare a chi è forte, e chi è forte muore per riuscire a dare aria a chi è debole per poter crescere. Il ciclo della vita deve continuare, ma ora lui fa soltanto crescere ciò che è forte, e la foresta si è sbilanciata. È una cosa sottile, è qualcosa non che non può sopravvivere solo ciò che è forte. In realtà sopravvive ciò che è forte, e ciò che è forte sarà sempre più forte di qualcosa, e così si continuano a creare animali sempre più letali, piante sempre più letali, fino ad arrivare ai mostri, perché non si è più davanti a normali animali, normali piante, ma mostri, qualcosa che va sconfitto e depurato perché non è più naturale. Ma a che vedere per caso con le scaglie dei colossi, tutto questo? Le schegge, Corrigan. Schegge di colossi. Ho idea che qualcosa c'entri con le schegge, ma non posso esserne sicura. Questo perché gli antichi non possono valicare i confini delle foreste di altri antichi se quelli non lo vogliono. Ci è proprio impossibile. È come se ci fosse un muro davanti a noi, non possiamo entrarci. La natura stessa ci rifugge. La foresta del Fano Nero è lontana e gigantesca. Sì. Tante storie, miti e canzoni a riguardo. Molto pericolosa, ma non potete di certo andare a cercare di andare a sconfiggere l'antico o riportarlo alla ragione. In mezzo tra lui e voi ci sono chilometri di insediamenti dei fauni, mostri, animali, e se solo percepirà la vostra intenzione di ucciderlo, la stessa foresta vi verrà scatenata contro. Non andate là con l'intenzione di fare questo. Ma signora, siamo talmente piccoli di fronte a queste, sono gesta leggendarie, sono oltre la nostra portata. Lei annuisce. Sì, ma mi è parso giusto informarvi e mettervi su questa strada, perché so che poi a un certo punto sarà il momento di rivertire tutto questo alla normalità. Voglio che voi siate informati, voglio che voi sappiate quello che sta succedendo. Faremo tesoro di questo avvertimento. Ma qual è l'origine di questa canzone, allora? Chi l'ha scritta? Chi l'ha diffusa? Perché la conosco? La canzone l'ho scritta io, quando ancora lui era il mio amante.
E allora qualche uomo l'ha sentita da te e l'ha portata nei nostri villaggi. Sì, mi ricordo. Mi ricordo il momento in cui questa canzone ha valicato i confini della foresta. Non ricordo il nome dell'umano che ci sentì cantare. Ricordo il suo volto, ricordo le sue movenze. Ricordo che veniva da un posto lontano, lontanissimo da qui. Non ricordo altro, però. Mi sono un attimo commosso a pensare a questa cosa. Dimmi lì con lo sguardo molto molto serio, tipo, beh, tipo non l'avete mai visto così. Chissà che la prossima canzone che non arrivi qui sia quella della sua redenzione. Sarebbe bellissimo. Beh, Mara sta sempre sulla spalla di Vainamoinen e osserva in silenzio tutto questo. Dicevi, Rob, scusami, non ho capito la domanda. Che no, non ho detto niente. È l'espressione seria. Il Topin è molto serio, cupo, come non è mai stato visto prima. Comunque la... Beh, non ha la faccia da tontolone come fa di solito questa esplanazione. Come fai a... ad allontanarti da questa foresta? Come fanno i custodi ad allontanarsi, gli antichi, ad allontanarsi dalle loro foreste? Ah no, ma è semplice. Io sono così soltanto nella mia forma più comoda. Mi direi che tira su i piedi dalle radici e comincia a camminare normalmente. Vedi che tra l'altro con ciò le sue gambe erano fatte tipo di legno. Quando le stacca dalle radici diventano dei piedi aggraziati, quelli come umani. E vedi che comincia a camminare normalmente sul tappeto erboso. Quindi in realtà lei può prendere tipo le forme che vuole. Sì, no, no, come l'ho vista così mi è venuto. Ma lei ti dice, per noi è come molto, dire. Per noi è molto semplice. La natura ci risponde. Risponde ai nostri comandi. È un grande dono. È anche una grande responsabilità, sapete. Non lo metto in dubbio. Avete altre domande? Volete portare qualcosa via dal mio giardino? Io davvero avrei una domanda. La terra che abbiamo visto quando siamo entrati qui è così fertile che non l'abbiamo mai vista. La resina dei tuoi alberi è meravigliosa. Se noi riuscissimo a coltivare su questa terra, potremmo sopravvivere molti più bambini all'inverno. Potremmo fiorire anche noi umani. Quindi no. No. Quindi no. Pensaci, Corrigan. Se noi segnassimo sulla mappa questa foresta, non passerebbe molto tempo. No, vai la mano, mi hai frainteso. Non vorrei mai rivelare la posizione di questa foresta a nessun altro. Io volevo semplicemente chiedere se potessi darci dei semi. Ci chiederebbero da dove li abbiamo presi. Si trovano le cose più strane in giro. Posso darvi la terra? In giro guardando Bemara. O anche la terra. Bemara fa così. Posso darvi la terra da portare con voi. I semi non crescerebbero con il freddo. La terra. Però cosa ci potremmo... Quanta terra possiamo portare? Quella per piantarci forse una pianta. Ci penso io a questo. Vedete che mette una mano nella terra e il suo stesso braccio diventa di legno, come se si stesse radicando all'interno della terra stessa. Tira fuori il braccio, come se tirasse fuori un sacco di questa terra. Vedete che è una sfera gigante.
del raggio di almeno un paio di metri e tenendola in aria con una forza che non si sposa con la sua figura, comincia a comprimere. Sì, io mi sto sentendo male, proprio mi sto sentendo schiacciato solo a guardarla. Comincia a comprimerla, 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 fino a che il suo braccio di legno ritorna normale, di pelle. Con il pugno chiuso, apre la mano e all'interno c'è una perla delle dimensioni circa poco meno di un pugno, completamente marrone scura del colore della terra e lucida. Prendete, trovate un posto dove questa terra possa dare i frutti e lanciatela, e la terra tornerà alla terra. Che dono meraviglioso, grazie. Ygritte, vuoi prenderti tu questa responsabilità? Sì, vorrei tanto, sì. Prendo la terra che hai, insomma, che hai tu nelle mani. E la osservo e la ripongo. Al suo interno vedi che ci sono migliaia di particelle, come se stessi guardando le stelle, e noti che sono, è come se ti rendessi conto che dentro quella terra c'è tutto un nutrimento, tutta una fertilità che la vostra terra non ha a casa, e che molto probabilmente renderebbe la vita molto più facile anche nel far crescere il grano selvatico, il grano selvaggio, quello che normalmente dovete uccidere, quello che va ucciso, sì. Darebbe molto probabilmente una mano anche in quello, magari non a ucciderli ma a farli crescere molto nutrienti, cioè proprio lo vedi e si vede proprio che è una terra diversa. Dopo di questo l'antico fa un gesto con la mano, il labirinto di siepi si volatilizza, è come se venisse portato via da un alito di vento, e al suo posto siete di nuovo nella foresta. Con una mano tocca uno degli alberi, ne prende la resina dal tronco e fa la stessa cosa, la tiene nella mano e la stringe, e la stringe fino a che non apre la mano, e c'è una gemma del colore dell'ambra. Prendete, questo è il mio regalo per voi. Carica, vuoi prenderla te? Mi avvicino, annuisco e prendo la resina. Come avevi sentito dagli alberi che avevi toccato e la resina era calda, la stessa gemma è calda di vita, è calda di potere in qualche modo. È una... sembra carica di potere magico, ma in maniera intrinseca, non incantata artificialmente con la magia creata. È una magia di tipo naturale, è una magia di tipo spontaneo, assolutamente rigogliosa e spontanea. Poi ti dico cosa fa dopo quando li identifichi. Io mi inchino e basta. Quando mi rialzo, niente, non faccio altro che guardarla, perché è un... Come si può solo guardare una cosa bella? Non... Sì, anche io rimango così, senza parole, con in mano, così come un cretino, con in mano questa cosa. Thorfinn, sempre rimanendo in silenzio, con lo sguardo serio, fa un rapido cenno con la testa e inizia a dirigersi a passi molto veloci verso l'uscita della foresta, cioè da dove siamo entrati. Mentre
Mentre la sorpassi, lei allunga la mano e ti dà una carezza sotto il mento, proprio molto leggera, come se fosse un saluto, e fa la stessa cosa con tutti. Per ultimo lo fa al lupo di Ygritte. Lo sfiora, scuote la testa e dice: povero, che sei morto prima del tempo, tornerai vivo un giorno. Lo sento? Sì. Come tornerà vivo? Che intendevi dire? Che sceglierà la sua forma quando ne sarà in grado. Sono... non so che dire. Cioè, è una cosa che mi ha lasciato abbastanza scioccata. Non te lo so spiegare neanch'io. La magia delle schegge è una magia... insondabile, che appartiene a un'era in cui nemmeno gli antichi esistevano, in un'era in cui noi eravamo considerati minuscoli, in quell'era in cui la magia era di una potenza, di una magnitudine talmente alta che i nostri, questo, la mia magia, la mia natura, sarebbe sembrata soltanto un trucco da illusionista. No, non è finita per lui, non è finita per nessuno. E lui un giorno sarà vivo, ma nella forma che deciderà, a seconda di come vi comporterete o di come il suo amore per te sboccerà. Andate adesso, vi stanno aspettando. Vi faccio un grazie e basta. Comunque vi saluta facendo questo gesto sotto il mento. È una carezza che vi fa sotto il mento con la punta delle dita. Vi lascia un brivido di vita incredibile. Il suo solo tocco vi infonde di vita. Io quando mi accarezza le sorrido e vado avanti. Ok, vi dirigete verso la foresta. Non ci sono parole. Verso l'uscita della foresta. Continuate a camminare. I lupi non vi accerchiano, vi accompagnano fuori. E sono decine di lupi che vi accompagnano fuori verso la neve, che vedete brillantissima. E nel momento in cui i vostri piedi toccano la neve, vi guardate indietro. E la foresta è scomparsa. Ma poi quando sono uscito io, i lupi mi hanno seguito. Sì, sì, siete usciti tutti insieme in realtà. La scena in cui lei gli ha detto queste cose non è durata molto, quindi in realtà tu eri avanti di pochi metri. Però in realtà proprio per spiegarti, volevo proprio tirare dritto di fretta io. Allora succede. Con una motivazione che ha detto. Ok, allora sei uscito per primo, ok. I lupi ti hanno accompagnato fuori. Va bene. Non appena uscite, vedete, Thorfinn ha accucciato al gomito e inizia a continuare a lacrimare. Thorfinn? Che hai? Sì. Allora anche tu hai un cuore tenero sotto sotto. Ma continua a fare. Non è così. Continua a fare battute, a farlo scemo, però vedi? Sei commosso anche tu. Ragazzi, facevate discorsi troppo lunghi, mi sono perso. Ma sembrava così. Smettila di fare. Di emozione quello che stavo dicendo. Non voglio più essere così. Voglio capire anche io. Smettila. Certo che capisci. Non sei un ritardato. Sei solamente un ragazzino che deve crescere. Io quando lo vedo così commosso, poverino, mi avvicino e mi metto alla sua altezza e gli metto una mano sulla spalla e... Dai Thorfinn, non è successo niente, non...
non è colpa tua se a volte non riesci a capire quello che ti capita intorno. E poi, Thorfinn, se apri il tuo cuore e non hai paura, non c'è neanche bisogno di capire le parole, no? Allora, appunto, lo vedi? Che hai capito anche tu. Il messaggio quello è. Non sempre tutto può essere detto con le parole. Dai, asciugati queste lacrime e rialzati, su. Davvero, cioè, mi hai detto la mano proprio sul cuore a sentire il rumore che fa battendo adesso. Ti sembra diverso al solito. Scusate ragazzi, adesso che avevo anche il rire che mi metto un campo al collo. Il momento meno opportuno della storia, vacca puttana, devo per cui puttana il personaggio tu, cioè, ti meriti almeno tipo 30 secondi di arambe, così arambe. Io non ce l'ho fatto 3 anni proprio buttati al vento, basta, cioè, veramente. Sei veramente una volta, cazzo, ci ho messo 3 ore a costruire la scena, ci ho provato ragazzi, quella puttana, madonna, ragazzi le parole erano staccate, non erano la bestemmia, venuto fuori bene. Sì. Ok, dai, ricominciamo. Dai, Luna, tra l'altro, Andre. Cosa? È Luna. Sì. Infatti finiamo la scena e poi basta. Dicevamo. Non litigate voi. Direi che non è il caso di segnare la foresta sulla mappa. Vabbè, no? per voi no. C'è, nel senso, lo sapete che è lì. Sì. Sappiamo dov'è, ma... No, sulla mappa in game. Sulla in game. In game no, però questa è quella off, insomma. La meta mappa. No, era una cosa che stavo dicendo io. Sì. Rivolto a Corrigan. No. Non è. Avanti, non vuoi venire qui davanti a fare strada con Merin? Dai, guidaci tu. Lo dico proprio per tirare su di morale. Comunque hai sentito. Andiamo. Thorfinn, scusami, Corrigan. Ti sei messo la mano sul cuore per sentirlo. E era come un istinto di sentirlo, perché per un momento ti sembra che faccia un rumore diverso adesso, poi ti sembra tornare normale, però hai sentito delle note diverse mischiate insieme alle tue, come se la cosa ti avesse segnato in qualche modo, avesse modificato il tuo spartito lievemente di pochissime note, però abbastanza da essere cambiato. Già. E poi sto zitto per tutto il viaggio di ritorno, lasciando eventualmente Thorfinn a fare tutte le sue scenette con Beryl, ma io non dico niente, sorrido e basta, sono contento. Sì, esatto, avete questa strana sensazione malinconica, la tipica felicità malinconica, in cui sorridete ma siete sull'orlo del pianto per qualche strana ragione che non riuscite neanche a comprendere, e quindi con la luce dei soli alta nel cielo continuate a mandare la slitta dritta verso l'accampamento e vedete da lontano le altre due slitte che sopraggiungono e vi troverete all'accampamento pronti per tornare a Pietraspada definitivamente per concludere la battuta di caccia, e qui terminiamo. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci vediamo la prossima volta, se vi è piaciuto mettete tastini qua sotto, se siete su soprattutto Arambe, se siete su YouTube, un like per Arambe, se siete su YouTube un bel like o subscribe dall'altra parte, se siete su Twitch c'è anche il cuoricino per seguirci, ci vediamo la settimana prossima, fate cose, ci vediamo e non ce lo date con un cuoricino per il campo di Rob ne merita 2 di cuoricini, ciao, alla prossima.